Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati in qualità di preside della facoltà, è un piacere accogliervi. Non è un saluto puramente formale, perché in realtà, pur appartenendo ad un altro settore, conosco molti di voi per altre ragioni e quindi la mia accoglienza è un'accoglienza che si dà anche a degli amici, oltre che a dei colleghi, quindi sono davvero molto contento di questa occasione. E sono contento che questo convegno sia stato organizzato qui, anche perché un po' rappresenta il frutto di un lavoro della nostra area romanistica, in particolare del dottor Tommaso Beggio e del collega Massimo Miglietta. E colgo anche l'occasione per condividere con tutti una bella notizia che abbiamo già condiviso all'interno del Consiglio di Facoltà proprio pochi giorni fa, che da qualche giorno è presente nella nostra struttura la biblioteca personale di Giuliano Crifò. Abbiamo avuto questa fortuna di essere individuati come i donatari di questo lascito. È una storia abbastanza rocambolesca, ma alla fine si è conclusa bene. Con calma metteremo ordine nella biblioteca di un uomo colto che non ha al suo interno soltanto opere romanistiche o privatistiche, ma tante altre cose, e anzi stiamo già pensando con calma, quando sarà riordinato il tutto, di organizzare anche un piccolo convegno. Ecco, quindi è un momento nella nostra realtà in cui c'è una forte attenzione per la tradizione giuridica in generale e la romanistica ci sta aiutando molto, quindi mi piace condividere con voi questa notizia. Non posso quindi che augurarvi un buon lavoro, con la promessa di tornare nel pomeriggio, perché nel pomeriggio riuscirò ad essere presente e ad ascoltare anche parte dei lavori. Quindi buon lavoro, buona giornata. Allora, intanto grazie al nostro preside Fulvio Cortese per questa affettuosa introduzione ai nostri lavori. Insomma, con grande piacere che saluto tutti gli intervenuti, vedo anche alcuni miei collaboratori, altri colleghi, grazie della presenza. Giustamente il preside ha sottolineato questa collaborazione che fortunatamente nella nostra facoltà c'è sempre stata e continua a esserci tra le cosiddette discipline positive e le cosiddette discipline storiche, come se si potessero mettere dei muraglioni tra le une e le altre discipline. In realtà non è così, ma sappiamo che la motivazione non è una divisione scientifica, è una divisione di tutt'altro genere. Qui abbiamo sempre lavorato bene e anche questo accenno quasi entusiastico di Fulvio del preside all'acquisizione della biblioteca personale Giuliano Crifò sottintende la volontà dello stesso preside di farsi parte attiva per questa acquisizione. Non era scontato che arrivasse a noi, anzi in un primo tempo era previsto che andasse a Roma, poi per una serie di ragioni particolari, l'indisponibilità dei locali, a volte giocano tante variabili, è stata proposta a Trento e devo dire onestamente anche in virtù di un certo nome, legittimo o illegittimo che sia, non spetta a noi a dirlo, della sede tridentina e quindi la famiglia ha voluto inviarcelo. E appunto si è vista proprio la soddisfazione dei colleghi non romanisti di fronte a questo acquisto, al punto che verrà dislocata qui in facoltà, quindi una sala. Magari passando vediamo com'è in questo momento. C'è uno dei miei collaboratori che sta lavorando. È chiaro, adesso sono scatoloni e libri volanti, però insomma è molto importante questo dato. Tornando invece al tema del nostro convegno, brevissimamente, anch'io esprimo il mio compiacimento perché l'idea e la realizzazione in realtà è di Tommaso Beggio, e
insomma fa molto piacere vedere che i nostri giovani sono attivi e bravi, al di là di certi contingenti riconoscimenti, ma questa è anche parte della nostra storia umana e accademica. Tommaso ha, credo, organizzato veramente con una struttura intelligente questo convegno, e quindi a me non resta che rinnovarvi il ringraziamento per la presenza e buon ascolto delle relazioni. Sì. Grazie professore, ringrazio lei, ringrazio anch'io il preside Fulvio Cortese per le parole che ha speso e ovviamente ringrazio naturalmente tutti gli intervenuti, sono assai lieto e assai onorato della vostra presenza e brevissimamente diciamo l'idea di questo convegno nasce in relazione al progetto di ricerca che io ho presentato nell'ambito del programma Rita Levi Montalcini, un progetto di ricerca sul diritto criminale, sul diritto penale romano, incentrato appunto sull'evoluzione della pena capitale, in particolar modo nel corso del Principato e del Tardo Antico, con una serie di riflessioni anche su aspetti relativi all'ambito processualistico, di cui è nata l'idea quindi di organizzare assieme al professor Miglietta, che ringrazio nuovamente anche per l'aiuto e il sostegno diciamo in questa iniziativa, dicevo, è nata l'idea di organizzare questo incontro che appunto è stato strutturato in questo modo per cercare di offrire una panoramica insomma sull'evoluzione di crimini, di pene nel corso della storia dell'antica Roma, come dice il titolo stesso. Sono davvero lieto insomma per la vostra presenza e per come siamo riusciti poi a strutturare anche questi interventi questo incontro. Io mi limito diciamo a dire questo, non sottraggo altro tempo agli oratori e vi ringrazio nuovamente e cedo la parola al presidente al professor Santa Lucia. Grazie. Bene, io innanzitutto ringrazio il collega Miglietta e l'amico Beggio per il cortese invito che mi è stato rivolto. Apprendo con grande piacere la notizia della destinazione alla Università di Trento, alla Facoltà di Giurisprudenza di Trento, della biblioteca di Giuliano Grifò, che è una cosa veramente importante e che non vi sottrarrà purtroppo a un lavoro pesante di catalogazione, sistemazione, eccetera, ma è una biblioteca veramente di tutto rispetto e che sicuramente è un'acquisizione importante per Trento, quindi veramente è una notizia buona con cui si apre questo nostro convegno. Il tema del convegno lo sapete tutti, è un tema di grande interesse per chi si occupa di diritto penale, ha una serie, attraverso una serie di relazioni veramente di grande importanza, di grande interesse sui singoli periodi storici. E allora iniziamo subito. Il professor Miglietta ci parlerà sulle norme di diritto criminale nella legge delle 12 tavole, fra antropologia giuridica e esigenze di regolamentazione. Alla parola, però. Grazie Presidente, prendo la parola su questo tema, no? Il diritto criminale, o meglio le norme del diritto criminale nella legislazione decemvirale, aggiungendo rispetto al contributo che avevo consegnato per i volumi che sono stati curati da Maria Floriana Cursi, un commentario alla legge delle 12 tavole, aggiungendo questa sorta di sottotitolo tra antropologia giuridica ed esigenze di regolamentazione. Le mie riflessioni, e spero che scuserete il formato un poco rapsodico della relazione, riprendono ovviamente il percorso tracciato dal contributo apparso nei volumi curati dalla collega di Roma, cercando di indagare qualche profilo connesso, qualche
ulteriore riflessione, legata appunto alle spinte antropologiche che stanno dietro la scelta di queste norme e dietro un'esigenza di regolamentazione dei rapporti già nel, almeno tradizionalmente, nel V secolo avanti Cristo e probabilmente anche prima, poiché sappiamo e probabilmente è giusta l'interpretazione che molti studiosi hanno fatto, in particolare esplicitata da Mario Talamanca, sul fatto che la legge delle 12 tavole fosse una raccolta di norme per lo più consuetudinarie precedenti e quindi non una innovazione dei decemviri. Ammesso, lo diamo per scontato, che i decemviri effettivamente siano esistite le 12 tavole e tutto quello che la tradizione ci ha consegnato, ma qui se aprissimo questa finestra evidentemente staremmo a vedere il panorama per tutta la mattina senza arrivare a una conclusione. Però sottolineo un pensiero a cui tengo molto e che in realtà avevo scritto in un altro lavoro, non quello sulle 12 tavole, che anche se fisicamente la legge delle 12 tavole magari non è mai esistita, la legge delle 12 tavole è esistita nella coscienza giuridica dei romani, tant'è vero che la commentano, se ne parla, quindi che fossero tavole, che fossero un'opera di un qualche giurista, che fosse una raccolta fatta da chissà chi e per quali ragioni, questa legge delle 12 tavole è esistita. È esistita nella coscienza, nella storia e nella tradizione romanistica. Come dicevo, i profili che qui intendo analizzare sono appunto alcuni approfondimenti, quelli delle spinte motivazionali che avrebbero portato il legislatore, chi per esso il popolo romano, a raccogliere queste norme. Insomma, un contributo per quanto parziale a un'indagine mai conclusa del resto circa la raccolta normativa del 451-450 avanti Cristo, stando sempre alle nostre date convenzionali. In primo luogo, la parte centrale del titolo, le norme del diritto criminale e non il diritto criminale nelle 12 tavole. Anche questo mi sembra importante ribadirlo. È già una prima preziosa informazione, se vogliamo. I decemviri non hanno inteso, almeno per quanto a noi è giunto, pare non si sia inteso codificare il diritto criminale nel suo complesso come sistema organico. E quindi la creazione di quello che noi potremmo definire ante litteram un codice penale, una sistematica, organica, completa previsione di norme incriminatrici con le relative sanzioni. Ma hanno inteso proporre una selezione di norme sanzionatorie di certi comportamenti considerati particolarmente lesivi di un interesse diffuso. Non userei invece la terminologia che ho visto usata da altri di interesse pubblico, perché anche qui finiamo in una categoria che tutto sommato ha poco a che vedere con la mentalità dei romani o quantomeno con la mentalità arcaica dei romani, un interesse diffuso. Quindi nella civitas l'esigenza di fare cosa? Non tanto appunto di creare il sistema del diritto penale, qui secondo me l'amico e collega Maior Oliviero Di Liberto ha ragione, ma di porre sanzioni in relazione a situazioni giuridiche sostanziali. Cioè la previsione intorno a categorie di beni anche attraverso la protezione, la disciplina, anche attraverso la previsione di sanzioni di natura che noi definiamo criminale, posti certi comportamenti che attentano alla normale, ordinata regolamentazione di quelle situazioni che ho definito sostanziali. E allora, a questo proposito, vale la pena sottolineare un primo aspetto, cioè la mancanza di organicità della disciplina, che in qualche modo parrebbe, prima facie, scontrarsi con il principio della certezza del diritto, che a mio parere, ma non solo a mio parere, ovviamente sta alla base della raccolta decemvirale,
quando si parla di codice decemvirale è chiaro che ancora una volta è una definizione di comodo, non è affatto un codice, lo sappiamo benissimo, manca di tutti i requisiti che nella dogmatica si utilizzano per definire una codificazione, non fosse altro che la sistematicità, l'organicità, e la tendenziale completezza della regolamentazione. Ma certo risponde a un'esigenza che è comune a tutta la Civitas, e questo è persino banale ma va detto, è quella di fornire norme finalmente certe, non soggette all'interpretazione più o meno modificabile nel tempo, più o meno modificabile secondo le esigenze o la volontà in particolare dei collegi sacerdotali, ma almeno per un certo numero di norme la facoltà, possibilità e il diritto di opporle a qualunque altro cittadino. Sia esso patrizio, sia esso plebeo, ecco perché anch'io, almeno io, credo poco alla storiellina delle 12 tavole come conquista della plebe. Se ci andiamo a leggere bene, sono norme che possono funzionare benissimo contro i patrizi, ma altrettanto di un patrizio contro plebeo, anche perché questa visione manichea e diciamoci estremamente semplicistica per cui i patrizi fossero i ricchi e i plebei fossero i poveracci è veramente di una tale modestia intellettuale che già da sola dovrebbe far escludere quello. Ma sappiamo, certe idee tra latizie ci sono e bisogna fare i conti anche con queste. In realtà la contraddizione tra disorganicità e certezza del diritto forse è un falso problema, dato che l'intenzione del legislatore antico non è stata appunto quella di redigere un quadro completo della normativa in vigore a Roma, bensì di presentare una selezione, come ho detto, di regole per lo più consuetudinarie create nel tempo. Non importava infatti quali e quante norme fossero state inserite nelle maglie della rete intessuta dal decemvirato legislativo, ma importava che un certo numero di esse divenisse diritto scritto, pubblicato e quindi non più contestabile o interpretabile soggettivamente. E questa conclusione, appunto, come dicevo, come anticipavo, mette un po' in crisi l'idea che il codice del 451-50 fosse appunto una conquista della plebe. Tutto ciò rapidamente premesso, riprendo il filo conduttore, antropologia giuridica e regolamentazione con relativa esigenza, cioè certezza del diritto. Un primo elemento è dato dalle figure di illecito pubblico, appunto, un'aggettivazione da usare con tutte le cautele del caso, inserite all'interno della lex duodecim tabula, e quali invece risultano escluse. Sempre che si parta dal presupposto, e qui dobbiamo considerare un elemento come dato, della completezza delle informazioni a noi giunte in materia, perché quando si dice cosa c'è, beh, quello è un dato certo, quelle sono. Quando, come qualche autore dice, ma non è contenuto questo e quest'altro, dobbiamo pur sempre pensare che non essendoci arrivate appunto le 12 tavole belle confezionate in bronzo, legno, marmo e quello che mai potessero essere, forse le fonti non ci hanno, è mancata la tradizione di altre regole, questo è anche possibile. Con questo intendo dire che presenza e assenza di altre norme incriminatrici appunto potrebbe dipendere dallo stato delle fonti a nostra disposizione. Non si può escludere che sia caduto il ricordo di ulteriori fattispecie, ma noi dobbiamo ragionare con le fonti a nostra disposizione, non ragionare ovviamente sulle possibilità o sulle semplici eventualità. Quindi lo pongo come un dato e poi riservandomi di rifletterci con più attenzione. Confesso che la mia intenzione, ripeto il termine, scusate, è appunto quella di indagare questi profili di antropologia e di esigenze di regolamentazione perché più di un collega mi ha invitato a ragionare sulla possibilità di trasformare l'articolo in un'agile monografia, un agile librettino, insomma, che presenti con una qualche organicità questo profilo del diritto criminale. Quindi mi piacerebbe ancora approfondire qualche elemento e cercare di fare un quadro più completo che non l'attuale semplice commento dei versetti decemvirali.
Quali sono dunque le figure dei crimina delle 12 tavole? Legate a quali elementi sostanziali? Intanto noi troviamo norme a tutela dell'integrità della persona e della proprietà e del dominio, che secondo la palingenesi ispirata da Oliviero Di Liberto e dagli autori che l'hanno seguito e che io ritengo assolutamente ragionevole, sarebbero state contenute nella tavola prima, quindi la tavola di apertura del codice decemvirale. Noi sappiamo che tradizionalmente i versetti sono ricondotti invece alla tabula ottava, la tabula nona e poi con quella intrusione del cosiddetto diritto pubblico con tutta la controversia tra Guarino e il resto del mondo, come spesso era per il professor Guarino che amava giocare contro il resto del mondo, per cui il diritto pubblico non ci sarebbe mai stato all'interno delle 12 tavole. Però consideriamo la prima esigenza e le correlate norme di diritto criminale sarebbero collegate all'integrità della persona e della proprietà. Prima tavola. Attenzione che questa congiunzione e non è una disgiunzione, nel senso ci sono norme che riguardano la persona e norme che riguardano il dominium, come se fossero due elementi casualmente caduti, precipitati in questa tavola, ma disgiunti. Vedremo che in realtà c'è una fortissima connessione tra la persona e la sua proprietà, come è anche intuitivo per il mondo antico. In secondo luogo, le norme per lo svolgimento corretto e regolare del processo. E qui entra in gioco, nella nuova palingenesi, la tabula seconda. Interessante, perché c'è una progressione dalla situazione personale, dalla situazione di dominium, immediatamente alla sua tutela processuale, come dire, già un'immediata proiezione, e anche questo è intuitivo però, e a volte anche ciò che è intuitivo deve essere esplicitato, dell'immediato profilo della protezione giurisdizionale delle situazioni giuridiche, sostanziali, in Roma intendo. In terzo luogo, le norme a tutela dei rapporti interpersonali e in particolare della Fides. Non è scollegato neppure quello, al punto che, seppure con qualche dubbio, le nuove connessioni lo legano alla tabula quarta, quindi abbiamo una attuale blackout sulla tabula terza, per esempio, non sappiamo se lì ci fossero, non abbiamo informazioni, ulteriori norme incriminatrici. E infine il diritto pubblico e le norme di carattere criminale, in particolare la persecuzione della prodizio nella tavola nona, e qui non lo faccio certo per piaggeria, ma perché condivido assolutamente la soluzione del professor Santa Lucia di obiettare a chi ha confuso per duello e prodizio su questa tabula. In realtà qui è la persecuzione militare, perché pone a grave rischio l'esistenza stessa della comunità, e quindi forse neppure con un iudicium, ma con una persecuzione mano militare del comandante, quindi un'immediata intervento di colui che ha il potere disciplinare, anche di mettere a morte dei soldati che abbiano intelligenze, come si diceva una volta, col nemico, perché sostanzialmente la fattispecie è questa. Possiamo pensare a quali norme, per esempio, non sono considerate nel codice decemvirale, ovviamente non a quelle che possiamo immaginarci noi, ma quelle che sappiamo essere esistenti come figure processuali o sostanziali, di cui non troviamo traccia nelle 12 tavole. E su questo mi pare abbia invece ragione il nostro collega Aldo Petrucci, che nel suo ultimo manuale ricorda quanto segue, lo cito alla lettera: mancano disposizioni relative alla competenza del Concilio della Plebe in funzione di tribunale, non si fa menzione né dei poteri dei tribuni di irrogare multe, né dei judicia plebis che si erano celebrati nei 42 anni precedenti, non vi accenno agli jus auxili tribunizio e non si parla neppure dei poteri di coercizio e iudicatio inerenti all'imperium auspiciunque dei supremi magistrati o della provocatio ad populum, garanzia costituzionale romana, come si tace dei duoveri per duellionis e del crimine dagli stessi represso. Ora, non voglio insistere
si può anche su questo discutere molto, ma un punto mi sembra significativo. Torno un attimo indietro per sottolineare questa idea del codice decemvirale come ipotetica conquista della plebe. Mancano tutti i poteri in materia criminale della plebe, sembra un po' strano e quantomeno singolare che tutto questo sia non considerato o spazzato via o perduto proprio dal codice. Poi tutto può accadere, lo sappiamo, ma mi sembra un ulteriore tassello informativo. A ben considerare le figure assenti, appunto, sembra che i decemviri non interessasse più di tanto raccogliere le norme legate all'amministrazione della giustizia, laddove corresse un collegamento con la plebe, appunto. Ma torniamo al problema della legge delle 12 tavole, vedendo più da vicino cosa ha stimolato invece l'attenzione dei nostri magistrati. Io mi soffermerò, anche per ragioni di tempo e dando poi spazio all'eventuale relazione scritta per gli atti, al primo profilo, perché mi sembra anche quello attualmente più significativo, cioè quello dell'integrità della persona e del dominio. Quindi ci concentriamo sulla tabula prima, anche perché principium est potissima pars, e quindi se è la tavola prima analizziamola. Quali sono le fattispecie? In questa sezione integrità della persona e difesa della proprietà, appunto, non debbono essere viste come una semplice o soprattutto fortuita unione. Come è stato notato fin dal XIX secolo da Arendt e poi anche da Oliviero di Liberto più recentemente, è possibile stabilire un collegamento tra la tutela dell'integrità della persona e l'integrità del suo dominium, che non si può notare avessero correlazioni, anche a maggior ragione appunto l'avessero nel mondo antico. Un collegamento sul quale influisce o è determinante addirittura l'elemento magico negativo e che giustifica l'accostamento delle norme contenute, qui faccio riferimento alla tradizionale scansione nella tabula 8.1, con quelle considerate nella tabula 8.8.10. Appare illuminante il giudizio espresso da Talamanca, secondo cui pur nell'evidenza dell'interesse privato di natura patrimoniale è il carattere prevalentemente sacrale dell'interesse privato a venire in gioco. Si noti incidentalmente che le ricostruzioni palingenetiche offerte sul solco del Gotofredo intervallano la tabella settima sul diritto penale e criminale e la tabella nona sul diritto pubblico con la tabella ottava dedicata alla proprietà fondiaria, e questo è un dato di una grande intuizione. Consapevole o meno che possa essere stato il collegamento tra la settima e l'ottava, certo è che il profilo dell'illecito viene accostato appunto a quello del dominium secondo l'impostazione che in questa sede cerchiamo di seguire. Per quanto riguarda la risposta data dall'ordinamento giuridico arcaico a forme di grave perturbamento dell'integrità personale e del dominium, secondo la connessione che ho cercato di illustrare brevemente, risposta attuata anche attraverso la previsione di norme sanzionatorie a tutela dell'attività agricola, considerata particolarmente rappresentativa dell'esercizio dei diritti assoluti nella Roma arcaica, è opportuno considerare la presenza di quattro serie di disposizioni relative. Relative a cosa? Al maleficio contro le persone, il malum carmen incantare e l'occentazio, tabula 8.1, al sortilegio sulle messi e sul frumento, tabula 8.8, il fruges ex cantare e l'alienam sege tempellicere, al pascolo e alla falciatura abusiva e notturni di messi altrui. E infine all'incendio, sia volontario, sia dovuto a comportamenti imprudenti o negligenti, delle abitazioni o in prossimità delle stesse, dei covoni posti vicino alle edes. In questo stesso ambito si ritiene possa essere inserita anche la lex racchiusa per tradizione nella tabula 8.25, nonostante risultino essere oscillanti le opinioni sul suo preciso collegamento, relativa al venenum malum, e ai medicamenta. Torniamo al punto cui ho già fatto cenno, cioè la connessione tra queste norme e la considerazione dell'elemento magico negativo, cioè quella che poi potrà anche essere definita successivamente come magia demoniaca, per contraddistinguerla invece dalla invocazione delle forze positive, che
tutte le civiltà comunque esiste come contrapposizione. Non v'è dubbio che per le popolazioni arcaiche, appunto, ma anche più recenti e meno evolute secondo il nostro metro di valutazione, direi che ormai come siamo involuti anche noi forse la distinzione cade, molti fenomeni che potrebbero essere spiegati attraverso la ragione o alla lettura di leggi e eventi di natura siano invece attribuiti all'intervento di forze misteriose, oscure, incomprensibili, non controllabili soprattutto, questo è il problema, reputate oggettivamente foriere di conseguenze negative, talora produttive di effetti nefasti, come la stessa morte della vittima. Si pensi ai riti voodoo ancora oggi praticati, presso certe popolazioni, in cui l'autosuggestione del destinatario di tali forme di maledizione perde addirittura l'élan vital, la voglia di vivere, di resistere, di vivere, sino al punto di lasciarsi morire nonostante tutti i tentativi che si facciano per salvare la persona. È chiaro che in un simile humus culturale, quanto metta a rischio l'integrità della persona, anche attraverso l'attacco illecito alla sua proprietà, al suo ambiente di vita ordinato e ordinario, e persino se questo avvenga per imprudenza e negligenza, quindi per colpa e non volontariamente, come nel caso dell'incendio delle abitazioni o nelle loro prossimità, sia oggetto di particolare attenzione da parte dell'ordinamento giuridico decemvirale. In questa ipotesi il legislatore antico pare reagire immediatamente e se plausibile la nuova palingenesi delle 12 tavole, quella ispirata, ripeto, da Oliviero Di Liberto, tali norme appaiono sin dall'esordio della Lex, essendo inserite nella prima tavola. Certo, la posizione delle norme incriminatrici è dovuta alla considerazione del corpo e della terra, come si trattasse dei primi elementi fondamentali della vita, ma è altrettanto vero che i crimini connessi emergono immediatamente dal testo legislativo e anche in numero non insignificante. L'ordinamento cerca di rispondere al dovere di rassicurare i propri appartenenti, prevedendo conseguenze gravissime per chi diffonda gli effetti della magia, appunto, demoniaca. Così chiunque utilizzasse formule magiche, malum, perché c'erano anche dei carmina non mala, la distinzione di Albanese è correttissima quando dice ma era nella cultura che si recitassero nel convivio questi carmina che servivano a lodare, però c'erano ovviamente quelli mala perché era un carmen incantare, si parla ancora oggi di incantesimi, guarda caso, chissà perché, oppure si scandissero queste recite in forme ritmiche, cantilenanti, ripetitive, come appunto nell'occentazio, con lo scopo di suggestionare il destinatario di tali sortilegi, ossia nella mentalità antica di provocargli un male, e cioè era considerato per ciò stesso meritevole della sanzione più grave, probabilmente inflitta nella forma della fustigazione protratta fino all'esito fatale. Anche questa ripetizione mortale della fustigazione fa pensare alla ripetizione di queste maledizioni, no? Quasi una forma di contrappasso. Tu hai ripetuto fino all'esito o hai mirato all'esito nefasto e vieni frustato fino usque ad morte. E per questa ragione, oltre che a motivazioni di carattere palingenetico, nella ricostruzione della tavola ottava, tra la tavola 8.1 e la tavola 8.8, che riguarda appunto queste figure criminali, vengono inseriti normalmente anche gli illeciti privati, cioè quelli che chiameremo delicta, come ad esempio l'ignuria. Ricostruzione che però a mio avviso ha sfalsato la prospettiva degli studiosi moderni, per cui si è ritenuto che queste forme fossero anche forme di ignuria verbale. La cosa a me sembra assolutamente inconciliabile, ma è frutto di questo errore di prospettiva. Avendole tradizionalmente inserite come un cuneo tra le norme criminali, si è ritenuto che ci fosse un collegamento ed è una visione, non dico un errore perché sarebbe ingeneroso, una visione che per esempio presenta ancora Eva Cantarella, altri autori, ma secondo me la ricostruzione palingenetica deve scindere queste fattispecie. La diffamazione, cioè, non condivide di per sé il profilo della magia demoniaca, può prevedere certo quella dell'offesa quanto si vuole, ci sono degli elementi di non di congiunzione, ma si toccano però
si tratta di diverse fattispecie. Condivide per contro il fatto di proferire maledizioni contro i raccolti, questa è la seconda, è il fruges ex cantare, e si notino ancora i verbi del versetto precedente, buongiorno Luigi, ben arrivato, i verbi incantare ed ex cantare, in questo caso, che reggono le due azioni malefiche e la cui connessione esplicitamente dichiarata, se vogliamo, per esempio, dal dizionario etimologico Walde Hoffmann, dove l'atto, ritenuto evidentemente possibile di attrarre quegli stessi raccolti verso il proprio fondo, l'alienam segetem pellicere, è appunto considerato un tutt'uno organico. Oscura rimane la pena a cui veniva sottoposto il reo nel caso del fruges ex cantare. È certo invece che l'influsso della sanzione dei decemviri ha proiettato una lunga ombra sulla storia giuridica ed antropologica di Roma. Ancora Plinio, nella sua Storia naturale, 1881-43, narra la abbastanza famosa vicenda processuale accaduta al povero Furio Cresimo, qui siamo nel secondo secolo a.C., il quale sarebbe stato processato su istigazione dei vicini gelosi, mania e invidia, dice la fonte, con l'accusa specifica di aver attratto verso i propri campi i raccolti dei proprietari limitrofi. Fruges alienas perlicere beneficis, ciò che avrebbe spiegato il rigoglio dei suoi raccolti a differenza di quelli dei suoi accusatori, perché gli accusatori sono proprio i proprietari dei campi limitrofi che hanno un raccolto misero in confronto invece a quello del nostro Furio Cresimo che è rigoglioso e bellissimo. La vicenda si chiude una volta tanto secondo giustizia, non secondo le passioni umane, perché l'imputato viene assolto con formula piena, diremmo noi oggi, omnium sententis absolutus itaque est, proprio senza ombra di dubbio della giuria, poiché dimostra che i suoi benefici, i suoi sortilegi, non sono altro che lucubrationes, vigilie sudores, poveretto, non aveva fatto altro che applicare un'attività moderna, se vogliamo, intelligente, intensa e faticosa nella coltivazione. È bellissima la sua difesa, beneficia mea quirites ex sunt, nec possum vobi sostendere aut in forum adducere lucubrationes meas vigiliasque et sudores. Omnium sententis absolutus. Decisamente aveva faticato. Ed è l'invito, fatelo anche voi e probabilmente otterrete gli stessi risultati. Questo, se vogliamo, tra il V e il II secolo segna la progressione della civiltà giuridica, perché è la possibilità per il reo di difendersi e dimostrare che non c'è stato alcun sortilegio in materia. Più difficile pensare nel V secolo quale difesa per chi è accusato di trasferire le messi altrui potesse cercare di frapporre tra il giudizio e l'esecuzione, probabilmente quasi nessuna, secondo me molto difficile. Ma l'accusa decemvirale però è ancora attiva, cioè si fa esplicito riferimento a quel versetto. E qui torniamo al punto che sia mai stato veramente intabulato il versetto, certo era applicato. Qui ne abbiamo una dimostrazione per acta. Aggiungerei un'ulteriore sottolineatura. Si parla di beneficio, no? Per alludere alle presunte arti magiche esercitate da Furio Cresimo. Questo consente un cenno almeno a un'altra figura criminosa delle 12 tavole, ossia quella che tradizionalmente viene ricondotta alla tabula appunto 8.25 sui mala venena e sui medicamenta. Il versetto è stato molto discusso, in realtà non è stata individuata una valida ragione per la sua introduzione in questo ambito. Anch'io mi ero interrogato nel corso della redazione di quel contributo e devo dire, come facciamo un po' tutti quando non abbiamo una risposta, ero rimasto un po' sul vago dicendo queste sono le opinioni. Riflettendo un po' più da vicino, ma voglio ancora rifletterci, ho pensato che una possibile spiegazione potesse concentrarsi in queste riflessioni. Vi è infatti chi ha cercato di assimilarlo alle altre fattispecie criminali in virtù dell'aggettivazione malum, così come è malum il carmen, ma mi pare molto debole come gancio sostanziale, perché di malum e di mala ne abbiamo tante di cose, ma non sono necessariamente crimina.
quindi collegarlo a quelle fattispecie in virtù della sua aggettivazione mi sembra possibile anche questo, ma molto gracile come indizio di radicamento. Potrebbe invece, e ripeto, voglio ancora rifletterci, essere considerata la famiglia semantica del sostantivo venenum e a cui appartiene anche il beneficium. Come ho appena osservato, Furio Cresimo, ma anche le parole dell'accusa, fanno riferimento al beneficium, che appartiene appunto alla famiglia del venenum, dove ancora i nostri Valde Hoffmann, io vedo poco citati, non dalla nostra generazione, ma quelli più giovani l'hanno un po' perso di vista. In realtà sempre preziosi questi lavori di ricognizione, iniziano con l'indicazione dei significati, ma guarda caso col termine Zaubertrank, e cioè la pozione magica. Ancora torna quest'idea del sottofondo magico che conduce antropologicamente alla necessità di colpire criminalmente chi predisponga, distribuisca uno Zaubertrank, cioè una pozione magica. Che poi questo si allarghi a tutta l'altra serie di significati è un altro discorso, ma probabilmente, e poiché Valde Hoffmann sono sempre attenti all'origine più antica per poi notare la progressione del termine, che in antico fosse la persecuzione delle pozioni magiche, amorose, quello che fosse, che però avevano dietro di sé un profilo negativo. Anche in questo caso il legame con l'ambito della magia, pozione magica negativa, venenum malum, ecco qui sì, pare serpeggiare sotto la previsione dei decemviri. E anche a proposito dei medicamenti, ugualmente ricompresi nella tradizionale tavola 8 e 25, il passo da cui esso è tratto, nostro Gaio, libro quarto, nel commentario alla legge delle 12 tavole, seppure ma neanche troppo condensato nel sedicesimo titolo del 50° libro del Digesto, termina con l'evocazione di Omero, il quale afferma di questi, dei farmaca, ve ne sono molti che mischiati sono benigni, molti invece funesti, che è poi davvero il senso proprio che si può dare del Delui Gra, della citazione omerica. Funesto, ancora una volta, è qualcosa che è rivestito di un'alea di mistero, di magia sicuramente, poiché comunque legato al concetto di morte, per cui anche questa connessione del venenum malum e del medicamentum non è una connessione a caso nel versetto 8.25. Senza dimenticare, ma anche qui perdonatemi la banalità, che il farmacon ha, come sempre, la doppia valenza positiva e negativa. Ha in sé il germe dell'ambiguità, che poi è l'ambiguità della magia bianca e della magia nera, potendo significare sia il medicamento, cioè ciò che ti cura, sia il veleno. La traduzione del titolo della Lex Cornelia de Sicaris Fenificis nelle fonti bizantine è appunto ton farmacon, ovviamente, perché sono sia ciò che ti cura, sia ciò che ti può uccidere. Ricordiamo infine il caso della provocatio, e mi avvio, penso di essere nei tempi, credo, non ho controllato, ma dovrei esserci, il caso del provocato incendio. Stiamo trattando della tabula 8.10, come noto, si tratta di un attentato al dominio, ma attraverso l'uso sconsiderato per dolo o per colpa del fuoco. Uno tra gli elementi naturali maggiormente rispettati e temuti dall'uomo e da quello antico in particolare. La norma avrebbe inteso sanzionare per contrappasso con la pena del rogo, ignine cari, cui l'uso del fuoco è purificatore, dopo essere stato legato e battuto con le verghe, colui che avesse provocato con coscienza e volontà, sciens prudensque, l'incendio degli edifici altrui, le edes, probabilmente senza distinzione di tipologia, qualunque edificio di proprietà altrui, o avesse dato fuoco ai covoni di grano posto nelle vicinanze, ossia presso le edes stesse, la fonte parla di iuxta. Ancora una volta abbiamo il danno alle messi. Lo stesso versetto avrebbe distinto, in secondo luogo, l'ipotesi dell'incendio provocato per negligenza, casu,
stabilendo a carico del responsabile l'obbligo di risarcire il danno così prodotto e, laddove questi fosse stato insolvente, minus idoneus, al di là delle interpretazioni fantasiose che sono state fatte di questo idoneus, di subire un castigo più lieve. Sottolineiamo intanto la civiltà giuridica, che a me sembra estremamente palese, per il V secolo, nella distinzione tra l'incendio provocato volontariamente e l'incendio provocato per colpa, quando altre popolazioni sappiamo che ancora secoli dopo il modo migliore per risolvere controversie sarà quello di dare una randellata in testa e di risolvere il problema. A Vercelli, la mia città, in questo periodo sono tutti, c'è un orgasmo generale perché c'è una coppia della Magna Carta Libertatum esposta, poiché Cardinal Guala Bicheri di Vercelli aveva, è anche citato, aveva collaborato alla sua stesura. È uscito un libro locale, ai noi vercellesi, il più importante documento della storia, e io ho detto in una conferenza, ma anche no, scusate. Ma soprattutto, al di là dell'importanza della Magna Carta, ricordiamo che nel Medioevo e anche fino quasi all'epoca barocca, se ti cadeva un vaso e ti faceva del male in Inghilterra, si processava anche il vaso. Ora, nel V secolo avanti Cristo, i nostri romani distinguevano tra incendio doloso e incendio colposo. Abbiate pazienza, una leggera discrasia di civiltà giuridica mi sembra che si possa sottolineare. Ma anche in questo caso non sembrano del tutto estranee connessioni con il mondo della magia. Non è neppure il caso di soffermarsi, se non per cenno, al mito di Prometeo, che sottrae il fuoco al controllo della divinità per donarlo al genere umano, generosità che viene ricompensata con la terribile, ripetitiva all'infinito ritorsione del dio, Giove, se non ricordo male, attraverso l'invio dell'aquila che gli dilania il fegato, destinato a rigenerarsi nel corso di ogni notte per essere dilaniato di nuovo il giorno seguente. Ricordiamo che il fegato è l'unico organo del corpo umano in grado di rigenerarsi, e probabilmente già gli antichi lo sapevano, e quindi il mito di Prometeo è proprio questa rigenerazione con l'aquila che si nutre tutti i giorni del fegato del povero Prometeo. Il fuoco, infatti, pur essendo considerato in modo generalmente positivo, è tra i quattro elementi naturali quello dotato di maggiore purezza, poiché a sua volta purificatore, come per la vivicombustione dell'incendiario doloso. E coinvolgeva tra l'altro credenze di natura apotropaica. Si veda, a titolo di esempio pertinente rispetto al contenuto della tavola 8-10, la formula che poteva comparire sugli stipiti delle porte e di cui tratta ancora Festo nel suo De Verborum significato al verbum arse verse. Averte ignem significat tuscorum enim. Lingua arse avertere, verse ignem constat appellare, unde africanus ait, inscriba tali quis in ostio, arse verse. Con la prova archeologica che questa non è un'invenzione del nostro bistrattato Festo, invece tanto amato dal mio maestro, da uno dei miei due maestri, Ferdinando Bona, perché presso un'ara ritrovata presso Cortona, e qui già Orelli l'aveva nel 1828 censita, arses, verses, eccetera, eccetera, allo scopo di tenere lontani in modo prodigioso gli incendi dalle abitazioni. Quindi si poneva questa scritta apotropaica. L'incendio ha questa connessione magica, la distruzione attraverso l'incendio, ancora una volta, fa parte di quella paura ancestrale, antropologica, che sta dentro l'uomo per tutto ciò che è ignoto. Ecco, io mi fermerei a questo punto, intanto perché appunto il tempo a disposizione è terminato, ma non solo per questo, perché su altre riflessioni, dico proprio onestamente, mi sento meno sicuro di quanto abbia potuto dire a questo proposito, ma io credo che questa lettura della tabula prima già ci aiuti a illuminare ulteriormente questo testo, non oso dire il più importante testo giuridico della storia umana, però un grandissimo testo, è vero, la Magna Carta c'è fisicamente, la si può vedere, le 12 tavole non le abbiamo fisicamente, però insomma, è chiaro che, come ho detto all'inizio, anche dove non fossero esistite materialmente le 12 tavole, la legge delle 12 tavole nella cultura di Roma sicuramente è esistita. Grazie.
Ringrazio molto l'amico e collega Massimo Miglietta per questa sua bella, precisa, puntuale comunicazione che lascia vedere tutto il lavoro che c'è alle spalle, che in sostanza è il lavoro che poi è confluito nel saggio pubblicato sul Trattato della Cursi. Io condividerei in grandissima parte, se non del tutto, quello che le osservazioni da lui fatte. Prima di tutto mi pare che abbia messo una definitiva pietra sopra la vecchia tesi dell'ottocentesca delle 12 tavole come codificazione, vecchia tesi che però è andata avanti ancora per buona parte del Novecento, ecco, non è che sia una tesi che abbia avuto una cornice esclusivamente ottocentesca, quindi ha avuto un suo ampio seguito. Direi che la sua comunicazione, ma in genere anche quelli che sono gli orientamenti attuali di studio, mettono definitivamente fuori gioco questa tesi. Giusto acuto il rilievo che insomma il conflitto patrizio-plebeo non viene fuori dalle 12 tavole, la plebe nelle 12 tavole non c'è. Però questo per quello che riguarda le norme di diritto sostanziale, che sono quelle di cui tu ti occupi, questo senz'altro. Per le norme di diritto sostanziale, per le norme di diritto processuale, anche se la plebe non è esplicitamente nominata, ci sono un paio di norme che sono chiaramente, cioè il de capite civis, nisi per maximum comitiato ne perunto, il divieto di instaurare processi capitali se non davanti al comitiato maximum, una delle pretese della plebe. E poi la norma sui privilegi, altra pretesa della plebe. Quindi la plebe non è nominata, non emerge, ma c'è, insomma. Però dal punto di vista processuale viene fuori il frutto della pressione plebea. Dal punto di vista sostanziale, francamente, come tu giustamente rilevi, non... Io non riesco a trovare neppure una norma che in qualche modo, questa norma è stata determinata dall'influenza plebea, dalla pressione plebea. Nel diritto processuale sì, almeno due, ma forse anche più di due. E poi vedo che tu accogli la ricostruzione palingenetica di Diliberto. E Diliberto bene ha fatto a smuovere un po' le acque che ormai si erano consolidate. Insomma, il testo delle 12 tavole era quello che ormai leggevamo tralatiziamente, di autore in autore, partendo dall'Ottocento e via via, salvo lieve modificazioni, è rimasto quel testo lì. Diliberto ha fatto bene a smuovere le acque troppo ferme, troppo ristagnanti per quello che riguarda la palingenesi delle 12 tavole. Io completamente la mano sul fuoco su Diliberto non ce la metterei, cioè c'è del giusto, c'è molto del giusto, ma forse lo porta fino agli estremi termini. Lui si basa su Aulogelio, la successione di Aulogelio, ma pur seguendo la successione di Aulogelio, ora non mi ricordo specificamente cosa, però a suo tempo leggendo Diliberto me ne ero occupato, ero andato a controllare su Aulogelio, pur seguendo scrupolosamente la successione di Aulogelio, non tutto torna. E poi quella tavola prima diventa una tavola enorme, va tutto a finire nella tavola prima, insomma, non dico tutto, ma insomma, parecchio. Quindi è senz'altro una ricostruzione che ha il gran pregio di avere smosso le acque, come dicevo. È una ricostruzione in cui c'è molto di vero, però bisogna, io penso che andrebbe un pochettino rivista, limata, e non così categorica come la pone Diliberto. In contumacia dell'autore, ma stiamo sì, ma certo. Forse non è solo pigrizia il fatto che non sia mai arrivato il secondo volume. No, perché poi cioè distruggere e proporre un'ipotesi di costruzione ci sta, ma poi costruire effettivamente non è così. No, a me quella tabula prima sì, è enorme, sì. Bene, abbiamo cominciato molto bene, mi fa veramente molto piacere. E passiamo allora alla seconda comunicazione, che è quella del professor Marco Petrac, Università di Zagabria, pena sacramenti dal sacrificio cruento al sacrificio incruento, col punto interrogativo. Prego, professore. Very sorry that I'm not
I have a really good intention to do it, but at the end I concluded that my spoken Italian is so bad that it will be better if I have the permission to continue in English. Despite my mother and my wife were both professors of Romanic languages, so I'm in a way bad son and bad husband, not to know it better. But of course, after the presentation or during the discussion, of course the discussion will be in Italian. I hope that I will surely understand the questions, and I hope that I will be able to answer on it. So, first of all, I like to say all my thanks to Professor Miglietta, and especially to Professor Beggio, to call me here and to give me the opportunity to share with you some of my thoughts on the topic, which is also very similar to the context of law and anthropology in the most archaic Roman times. So I'm really glad to be here in Trento, and we have some kind nowadays of continuing cooperation between the Department of Roman Law in Trento and our chair in Zagreb, in Zagabria. So my topic is Pena Sacramenti, from blood sacrifice to bloodless sacrifice. Sacrificio cruento al sacrificio incruento. We all know that the main sources for this topic are, of course, contained in Gaius Institutiones, in fourth book, which deals with the oldest procedure in Rome, all the civil procedure in Rome. And according to Gaius' description, after the ritual of vindication, after vindicatio and contravindicatio, there was a part of procedure where both parties, provocare sacramento. According to Gaius Institutiones 414, the actor was of course the first one who called on sacramentum, quando tu injuria vindicavisti eris sacramento provoco, and the other side, the defendant, will answer et ego te. So the first question is here, of course, what is sacramentum, according to which the whole procedure has the name? And of course, we all know that sacramentum was at that time, as it was put in one definition of Festus, sacramentum est significat quod pene nomine pendetur. So sacramentum designates the money paid as a penalty. It is very important in our context, this phrase is pene nomine, because we have very, very same expression in Gaius Institutiones 4.13, where is written that summam sacramenti prestabat pene nomine. Again, so we have the same phrases as in Festus. So, to conclude these first reflections, sacramentum was at that time the sum of money. It was, as we all know, 500 asses or 50 asses, depending on the value of case and the type of case, so to say, which both parties gave in advance in publicum, as it is written, so to praetor,
and the party who lost the case at the end will definitely lost its sacramentum, its money. But of course, Romanists tried to deep further, to go deeper, and try to see what the word sacramentum could mean in the older time. Of course, the question was which sacramentum was justum and which sacramentum was in justum. We don't have these phrases in Gaius. We have it in Cicero, in Procecina. For example, in Procecina 33:97, we have sacramentum nostrum justum judicaverunt, and we have very, very similar phrases in De Domo Sua 29:78, also of Cicero. To stay by Cicero, or better to just put one remark in advance, as we can see, according to Gaius, that sum of money, which was called sacramentum, was put in publicum. But according to Varro, according to his De Lingua Latina, from the fifth book of it, it was written that before eris ad pontificem deponebant. So we have the first trace here. They said that sacramentum was put in the temple or to the pontifex, to the priests. We have the first sign here that sacramentum has to do something with the world, let's say, so of religion. It is also written sacramentum a sacro in that fragment, in that passage of Varro. But what is, according to reconstruction, the older stratum? To stay by Cicero, we can see from his De Republica, it is second book 35:60, we can see that probably just before the Law of 12 Tables in 454 before Christ, so-called Lex Tarpeia Aternia was promulgated, which in some said that sacramentum, it is called Lex de Multa et Sacramento, and it is said there that the sacramentum will not be anymore given in flocks, in sheep, in cows, and so on, but in money. So we have here the older stratum, we have here the older phases, so to say, which we can reconstruct from the Republica, that before sacramentum was given in animals, because there is phrases in that passage of Cicero that two censors named Lucius Papirius and Publius Pinarius transferred so many flocks from private ownership to public ownership by their decisions. And of course, so to say, the prevalent, the dominant reconstruction of Roman law scholarship in 20th century was that even before living animals were given to the temple as a kind of penalty, that using etymology, and especially starting from one explanation by Festus, so another Festus definition of what sacramentum is, that we can go even further.
And in Festus was written, sacramento dicitur quod iuris jurandi sacratione interposita actum est. And by using this explanation, this definition or expression of Festus, the dominant stream, let's say so, of Roman law scholarship, which was regarding process law, we can say it was codified in some way in Kaiser Hackel, a famous manual, or in Kaiser's famous manual, later edited by Hackel, of Römisches Zivilprozessrecht. We can say that the prevailing interpretation is that in the oldest times, not the money nor the living animals, like, I don't know, sheep or something like that, were the object of sacramentum, but the party in process itself. So in the sense that some of the party, one of the party, and one must do so, if one of the party make perjury, so make the wrong oath, the oath which is not the truth, the party in the game will be itself or himself satzer. So the latest, the next reconstruction is that, so to say, the oldest historical level is that sacramentum refers to procedural parties themselves, and that one of them, because one sacramentum is justum and another one is automatically in justum, that one of the parties made celus inexpiabile, let's say so, and that one of the parties is automatically satzer esto, the penalty which all of us know from other sources on Roman penal law. This was a prevailing reconstruction during last century. I'm sitting here in front of Professor Garofalo, and it is maybe overzealous from me to say something about Giorgio Agamben and his relation to the notion of satzer and relation to Roman law, but nevertheless I will quote Agamben, because this short passage made me think about the correctness of that historical reconstruction from money to living animals, and at the end to human sacrifices, if we say so. So Agamben very punctually reconstructed the oldest legisactio sacramento, quoting that definition of Festus that sacramentum es significat. At the end, he concluded that the object of sacratio was the money, he said. And continuing the stories, he said also what we did, Cicero informed us that originally the object of procedural sacratio was not money, but livestock. And then he said, hence the hypothesis of some historians of law, according to which it was the party who pronounced the oath who was rendered in this way satzer, that is killable and unsacrificable. But he concluded that the main point here is that the money was literally and not metaphorically sacred, and as sacramentum, money is truly equal to life, he concluded. I was a little bit astonished with that passage, in the way that I always thought that because Agamben dedicated so many of his writings to the notion of satzer, that he will insist on that point of
Sacerestro, on that reconstruction of Sacerestro. But instead, he said that in the way a sacramentum is sacred deposit. This was also one stream of thought in Roman law scholarship in 20th century, but a minoritarian one, and it was based on, so to say, etymological reconstruction by Ernaux and Millet in their famous Dictionnaire Etymologique, where there is written that sacramentum est une des parfaits au Dieu, and not the sacrifice itself. It was, for example, followed by André Madeleine and Gabriel Inard. So I was a little bit, I wrote as a young kid something about Legis Actio Sacramento, and after reading this passage of Agamben, I was a little bit shaken in my conviction that the reconstruction, the prevailing reconstruction of 20th century Roman law scholarship was correct in the way. Why? When I was young, I wrote an article on where I tried to compare the structures of the oldest Legis Actio Sacramento with the ritual of inauguratio of the king. Why? Because we have really the similar phenomenology of gestures. On one side, during Vindicatio, we have right hand on the object, we proclaimed a certain formula, and in left hand, we are bearing some kind of festuca. And very, very similar gestures or ritual we have ceremony of inauguratio, where augur put his right hand on the head of the king, bearing litus, also some kind of bacub, also some kind of ritual instrument, so to say, in his left hand and proclaiming the formula. Also, the last thing which always remind me on inauguratio is that technical word for the judgment of the birds was adicere. For example, in Livius, neque mutari, neque novum constitui nisi aves adixent posse. So it is not so far from the thought of tria verba solemnia of the oldest Roman jurisdiction, dodico adico, that this adicere has something to do with, in original sense, with augural rituals. And all these things make me think about this founding myth of Rome, this myth about Romulus and Remus, and I ask myself, is it maybe the first Roman civil procedure? So Romulus won the procedure because he got 12 verbs and Remus got only 6. But what is interesting in that context is that Remus was not sacer by the judgment of birds themselves. Yeah, he lost the case and he was not sacer. He was sacer only in the moment when he passed the border which Romus made, past the future walls, so to say. So this is the crucial moment regarding our topic, that the judgment itself, if it was some kind of ur procedure, let's say so, the penalty of sacertas was not connected to the judgment itself, but to the inobedience to the judgment, let's say so. And of course, my next question was,
do maybe unconsciously the mainstream of scholarship, because we don't have precise sources, followed something which is so deep in the mentality of Judeo-Christian culture or civilization, and this is the transformation from blood sacrifice to unblood sacrifice. So all we know the story about Abraham and Isaac and how Isaac was replaced by the lamb, and even in Old Testament we have a little bit mystical figure of Melchizedek, who didn't in the end sacrifice no man or no lamb, but he sacrificed wine and bread, and of course the sacrifice of the very Christ, which was of course full of blood, but at the end the ritual of the church was the very Eucharist is unblood sacrifice and not the blood one. So I asked myself, maybe it's unconsciously following this stream of thought. And on the other side, from Jering onwards, we have always this famous Stufen der Entwicklung, especially in procedural law. So always, as Jering, for example, or Vlasak after him, reconstructed the history of Roman procedure, streng im Stufen, first of all, private vengeance, then private procedure, then so-called halbstaatliches Prozess, and at the end, staatliches Prozess. So I ask myself, was it some kind of combination of, the very fundamentals of Christians' thoughts or Judeo-Christian thought on sacrifice, from blood sacrifice to unblood sacrifice, and on the other side, is this some kind of continuation of thinking in Stufen? And of course, we don't have Roman sources, but we have some sources from Plutarchus, where he's describing, where he's telling us something about biography of Numa Pompilius. And this is the only, so to say, passage which I found which is directly addressing this change from blood sacrifice to unblood sacrifice. But what say Plutarch? He's talking about Numa and the cult of Terminus. And in translation, it was written that Terminus signifies boundary, and to this god they make, this is quotation of Plutarchus in translation, they make public and private sacrifices where their fields are set off by boundaries. Of living victims nowadays, this is crucial, but anciently the sacrifice was bloodless one. Tisia anaimactos. So we have totally different stream of thought here. He said, first of all, we have bloodless sacrifices, and lately blood sacrifices were introduced. Since Numa reasoned that the god of boundaries was a guardian of peace and a witness of just dealing, and should therefore be clear from slaughter. Clear from slaughter. He continues that their sacrifices too, for most of them involved no bloodshed, anaimaktoi garheson, but were made with flour, drink offerings, and the least costly gifts. So I ask myself, is sacramentum at that time just costly gift, sacrifice of that kind, and not kind of sacrificing, slaughtering the animals, or slaughtering, or at the end making someone satzer, making one of the parties satzer. So also when Plutarchus spoke about Romulus, he said, at first, as it is said, they sacrificed no living creature, udenem psychon, he said, at the festival of founding the Rome, but thought they ought to keep it pure and without stain of blood.
since it commemorated the birth of their country. Of course, Plutarchus wrote so many centuries after these events, and he tried to make Numa, as it was written, obviously, and oftenly, Pythagoreant avant de lettres, so that he was some kind of adherent of Pythagorean philosophy at that time. But nevertheless, these are the only sources where these topics of transferring bloodless to blood sacrifice or vice versa are discussed in Roman sources. And what we have in sources is definitely something different from that reconstruction which was made by 20th century Roman law scholarship. I don't have final answer, to be sincere. I just pose the question, but I think that maybe it is time to put in question that reconstruction and to say that sacramentum or pena sacramenti within legis actio sacramento was just as also Agamben concluded, something like sacred deposit, or in money, or earlier in livestock, but nothing more. Thank you very much for your attention. E ringrazio il collega Petra che ha cercato efficacemente di chiarire il significato storico della pena sacramenti nel quadro della persecuzione sacrale primitiva, quindi alla luce del saceresto, dell'inaugurazio e diciamo di tutti quegli istituti attinenti a questo tipo di istituzione primitiva. Credo che non alteri questa ricostruzione, che non alteri, anzi mi sembra che l'abbia ribadita proprio all'ultimo momento, che non alteri quella che è lo svolgimento storico, così come tradizionalmente si immagina, della pena sacramenti, così come ce lo rappresentano Pugliese, Biscardi, Luzzatto, per esempio, ed altri. E cioè che dovrebbe essersi svolta, credo, se accettiamo queste impostazioni, in questo modo. Si parte proprio dalla fase descritta dal collega Petrak, cioè deposito ad pontifices di animali delle due parti, no? Poi segue il giuramento delle due parti, e poi gli animali della parte che ha giurato il falso vengono sacrificati, e qui si apre tutto il grosso problema di che cosa sia questo sacrificio. Vengono sacrificati in espiazione dello spergiuro, evidentemente. E dopodiché si ha il primo passo, la prima modificazione. Questo sacramentum, che prima consisteva in capi di bestiame, viene l'Alex Eterni Tarpeia, in sostanza, viene a trasformarsi in assi, in una somma di denaro, ed è quello che ci segnala Cicerone. Fase successiva, questo giuramento, che ormai consiste in denaro e quindi consiste nel deposito di una certa somma di denaro prima del giudizio, e lo ha sottolineato bene, prima del giudizio, depositato da entrambe le parti, e diventa del perdente, va a carico del perdente, va a favore di colui che ha vinto la causa, in sostanza. E questa è la fase di Varrone. E poi la fase successiva è quella di Gaio. Quindi questo mi sembra che la concezione del sacramentum e della fase
primitiva, diciamo, della pena sacramenti come lei l'ha illustrata, non incide poi sul cambiamento, non incide su quella che è la tradizionale evoluzione della pena sacramenti, così come è vista dalla tradizione nazionale, almeno così mi sembra. Non posso che ringraziare di questo e di tutto quello che abbiamo appreso, grazie a lei, che ha chiarito molto più approfonditamente di quanto fatto da altri autori, proprio alla luce di quella che è la complessità della persecuzione criminale religiosa primitiva, quello che era il primitivo sacramento. Grazie. A questo punto interrompiamo un momento per una piccola pausa caffè che spero che non superi il quarto d'ora, e ringrazio tutti quanti. Ecco, cessato il donimonio, si può anche ripartire. Le do la parola al professor Carlo Pelloso, che ci parlerà sul tema considerazioni in tema di nox redditio, impossibilità della dazione e consegna del cadavere. A lei la parola. Grazie professore, e grazie anche agli organizzatori di queste due belle e interessantissime giornate sui crimini e peni e le pene nella evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma. La mia comunicazione parte, prende spunto da due passi, o più precisamente da due stralci di passi, proprio perché contestualizzati in una cornice particolarmente frammentaria e lacunosa, che concernono un istituto che ha tutto il sapore della esoticità, l'abbandono nossale del cadavere. Chi si è occupato di questi due passi, ovviamente insieme dopo la scoperta dei frammenta di Autun, tendenzialmente ha contestualizzato l'abbandono nossale del cadavere sotto il profilo storico generale, nell'alveo del processo formulare. E all'interno del processo formulare hanno preso in considerazione e hanno rapportato questi due passi alla fase post litem contestata. In altre parole, questi due passi vengono variamente intesi, e adesso vediamo come, e giustificati, ma il punto di partenza è sempre questo. Gaio, e il commentatore dei frammenti di Autun, sta prendendo in considerazione post litem contestata la nox redditio non di uno schiavo, di un figlio vivo, ma del cadavere di quest'uomo, con delle implicazioni anche interessanti, ovviamente, sulla funzione liberatoria e sul rapporto della nox redditio con riguardo alla litis estimatio, proprio perché se la morte del delinquente non andrebbe a estinguere e a liberare, proprio perché sarebbe necessario un atto ulteriore, dall'altra parte non andrebbe neppure di per sé la morte post litem contestata a estinguere il rapporto processuale che si è creato. Quindi contestualizzazione processo formulare entro l'alveo processuale post litem contestata. Quali sono le giustificazioni, quali sono le ragioni di questo istituto particolarmente interessante, proprio perché sono solamente questi due passi che ce ne parlano. Il digesto non offre nessuna testimonianza al riguardo. Le spiegazioni sono variegate. Si è detto innanzitutto che l'abbandono nossale avrebbe come funzione quello di garantire alla vittima l'esercizio della vendetta sul corpo del delinquente. E innanzitutto la privazione di quel diritto del morto che è innanzitutto il sepolcro. Accanto a questa fondamentale ragione ve ne sarebbe una seconda. La giustificazione di questo istituto, lo ripeto, all'interno del processo formulare post litem contestatam, dovrebbe essere giustificata proprio per salvaguardare un diritto irrinunciabile dell'avente potestà, lo ius vitae acquisitis. Cioè si sarebbe in questo modo garantito l'esercizio del potere punitivo, del potere di castigo del padre, e il padre, una volta esercitato il proprio potere, avrebbe potuto liberare, avrebbe potuto consegnare il cadavere. Senza questo istituto non ci sarebbe stata una tutela sufficiente, una salvaguardia sufficiente di tale potere, che fa parte ovviamente delle facoltà e dei poteri, ora quale espressione del dominium, ora quale espressione della
o per stato parentale. Terza spiegazione, che tra l'altro è la più antica: la noxia del dito del cadavere non sarebbe un istituto di natura sostanziale, ma sarebbe un istituto squisitamente processuale, e più precisamente avrebbe una funzione meramente probatoria. Avrebbe, cioè, questo è il MOMS, la funzione semplicemente di dimostrare alla vittima che c'è già stata una punizione, che c'è già stata un castigo, e che in questo modo si andrebbe, dice il Mommsen, a prevenire quelle false attestazioni di morte del delinquente per evitare la responsabilità in capo all'avente potestà. Mi occuperò poi di queste tre ricostruzioni: nox edilizio con funzione puramente probatoria, l'ultima, nox edilizio giustificata esclusivamente in via vindicatoria per soddisfare, dar soddisfazione alla vittima, nox edilizio garantire il cadavere con funzione di garantire l'ius vitae ac necis del pater oppure del domus. Mi muovo invece, prendendo però sempre come punto di riferimento queste due fonti che vi ho appena descritto, anche se ovviamente ci sarebbero delle piccole contraddizioni. Da una parte Guy 481 sembrerebbe dire che solamente in certuni casi la nox edilizio del cadavere è possibile, mentre i frammenti di Autun sembrerebbero dire il contrario: è sempre possibile, tanto nell'ipotesi in cui ci sia una morte fatto suo, una morte accidentale, ma anche nell'ipotesi in cui c'è l'esercizio del potere di vita e di morte del dominus oppure del padre. Dato questo contesto e partendo da questo punto di riferimento, vorrei svolgere, e le ho elencate attraverso alcuni blocchi di fonte, alcune considerazioni per inquadrare meglio il problema, per vedere se la contestualizzazione nel sistema processuale classico formulare, e più precisamente nella fase post litem contestata, e la spiegazione razionale o tendenzialmente razionale della consegna del cadavere possono avere un qualche fondamento, invece non possono essere rimesse in discussione. Primo punto è il rapporto, e la prima considerazione che voglio fare è quella concernente la relazione che intercorre tra la nossalità e la reazione vendicatoria. A me pare che le fonti, almeno sulla base di quei pochi stralci che possiamo avere delle 12 tavole, ma anche sulla base delle considerazioni dei giuristi classici, non fosse percepita, non dico che in tempi ancestrali non lo fosse, non fosse percepita nella coscienza dei romani questa relazione come biunivoca, anzi fosse proprio l'opposto. Là dove c'è una reazione vindicatoria, là dove c'è cioè una vindicta, e potremmo dire l'esercizio di un potere in autotutela, l'esercizio di un potere di autotutela consentito dall'ordinamento, una autosoddisfazione ora ad esecuzione immediata, ora invece subordinata ad un'autorizzazione, potremmo dire, giudiziale, se avessimo a mente il paradigma del diritto potestativo, escluda categoricamente la nossalità. Là dove c'è reazione vindicativa, là dove c'è vindicta, non c'è regime della nossalità. Perché questo? Perché sembrerebbe, almeno sulla base degli stralci delle fonti, emergere questo dato, che là dove c'è vendetta, la ratio della vendetta sembrerebbe insensibile invece a quella ratio che dovrebbe essere propria della nossalità, cioè la distinzione importante tra avente potestà e soggetto a potestà. La reazione vindicatoria invece si manifesta a prescindere da questa logica, tanto nell'ipotesi in cui ci sia una reazione immediata in autotutela senza nessuna autorizzazione giudiziale, magistratuale, tanto nell'ipotesi in cui invece la vendetta venga posticipata ad un intervento autorizzativo da parte del magistrato. Ci sono certo distinzioni sul regime della reazione vindicatoria. È rilevante, per esempio, che un soggetto sia libero o che un soggetto sia schiavo. È importante ovviamente anche l'età di colui che rappresenterà l'oggetto dell'esercizio della reazione vindicatoria. Il regime del furto manifesto e il regime del furto manifesto notturno possono essere due paradigmi, ma ce ne potrebbero certo essere degli altri. Addictio nell'ipotesi in cui sia libera, verberazio morte attraverso la precipitazione nell'ipotesi in cui sia schiavo, ma se si tratta degli impuberi, noxiam sarcina. Quindi, là dove c'è reazione vindicatoria,
non si frappone, non sembrerebbe frapporsi lo schermo della patria potestas o del dominio. La reazione vindicatoria si esplica immediatamente, non ha bisogno di negozialità, non ha bisogno di accettazioni, si esplica o immediatamente o si esplica proprio perché non pura ragion fattasi, ma reazione consentita dall'ordinamento, a monte, alle volte già da subito, a valle dopo l'autorizzazione, senza che ci sia quindi quella distinzione fondamentale tra soggetto a potestà e avente a potestà. Laddove invece non vi sia reazione vindicatoria, cioè laddove invece sia ad essere prevista quella che potremmo dire oggi noi essere una obbligazione di natura penale, è lì invece sì, viene espressamente, esplicitamente prevista la nossalità. Se qualcuno commette un furto non manifesto e questo furto cagiona una noxia, cagiona un danno rilevante sul piano patrimoniale, se l'autore è un servo, alcuni dicono anche potrebbe essere anche un figlio, allora in questo caso il regime della nossalità opera. Laddove invece non vi sia puramente, immediatamente e subitamente la configurazione dell'illecito come fonte di una obbligazione penale, parlo ovviamente di schemi che non sono quelli delle 12 tavole, allora ci sarebbe il regime della nossalità. Vediamo qualcosa di più, vi dicevo, non c'è secondo me questa assenza di relazione biunivoca dettata solamente dai silenzi delle 12 tavole, ma anche dalla percezione dei giuristi. Quindi dico, non è vero, può essere anche vero, che non ci fosse ancestralmente questa relazione storica, antropologica, tra vendetta e nossalità. Non era percepita dai giuristi e le 12 tavole, a mio avviso, non permettono di scendere o di ipotizzare, se non in vitro, quello che era lo stadio ancestrale. Perché dico questo? Perché le azioni nossali vengono presentate innanzitutto dagli autori classici non tanto come degli strumenti volti a dar soddisfazione alla vittima, ma in una logica puramente penale sono volte a colpire il responsabile, non il colpevole, attraverso però una limitazione, nel senso cioè che tale responsabilità, la volontà di colpire quindi è intrinseca all'azione nossale, vuole trovare però anche un limite proprio perché il dominus o il pater contro il quale si rivolge l'azione nossale, almeno a partire dalla lex aquilia, deve essere non sciens, non deve essere cioè quello che poi vedremo essere qualcosa di diverso rispetto al regime delle 12 tavole. Quindi i giuristi qualificano le azioni penali sicuramente come penali, le nossali come penali, la pena non è volta assolutamente, almeno da un punto di vista ideologico, a dar soddisfazione, che poi dia soddisfazione è, potremmo dire, un adminiculum eventuale, ma è volta a colpire, a sanzionare afflittivamente, però non nel modo uguale, identico, che si avrebbe laddove c'è un'azione diretta, con una limitazione, non ultra corpora. Secondo punto, quindi. Il vincolo di nossalità. Il maleficio da parte di un soggetto a potestà, schiavo oppure figlio, crea un vincolo, una obbligazione, non nel senso classico di istituzione tra 13 PM. Crea un vincolo nello stesso modo in cui, alludono a questo modo di concepire i giuristi romani, nello stesso modo in cui un fondo può essere vincolato, in cui un fundus può essere obbligato. La commissione dell'illecito, cioè vincola, obbliga, crea una nossa, cioè un vincolo, che lega indissolubilmente l'autore dell'illecito, il delinquente, e la vittima. Ma questa relazione, questo vincolo, ovviamente, proprio perché l'autore dell'illecito non è un soggetto sui iuris, connette inevitabilmente anche il soggetto che è pater o è dominus del delinquente stesso. Quindi è un vincolo primariamente sulla persona del delinquente che lega indissolubilmente la persona del delinquente alla vittima, ma il vincolo necessariamente si trasforma o deve essere tripolare, non semplicemente bipolare, proprio perché il soggetto delinquente è un soggetto a potestà. E a questo punto si pone un problema, perché se è chiaro che
il corpo, la persona dello schiavo o del figlio è vincolato, nel senso che è obbligatus, come dicono le fonti, al pari di un fondo, al pari di una res, al pari di una qualsiasi cosa, res, che è res ali, obbligata, cosa vincolata ad un altro, cioè al creditore, a colui che ha una pretesa. Bisogna vedere in questo caso come configurare la persona e la posizione dell'avente potestà. Questo vincolo, che ovviamente implica anche la presenza, la partecipazione, si espande necessariamente all'avente potestà, potrebbe essere qualificata come una responsabilità pura, come una garanzia, pure semplice. Quindi è quello che dice per esempio Sargenti, una pura esposizione al potere di azione. Oppure potrebbe essere un nulla assoluto, come dice De Vichet. Non ci sarebbe nessun rapporto in realtà, è tutta una nostra mistificazione. Il vero rapporto nasce con il processo, prima non c'è il nulla. Oppure, più semplicemente, si potrebbe dire che esiste un vincolo, la noxa, che lega la vittima al delinquente, e proprio perché la vittima è legata al delinquente, il delinquente risulta essere, al momento della commissione dell'illecito o successivamente, un soggetto a potestà, l'avente potestà è tenuto, deve fare o dare qualcosa. Vincolo quindi tripolare innanzitutto, ma ovviamente anche un vincolo ambulatorio. Perché? Perché è legato innanzitutto alla persona del delinquente che si può muovere ed essendo un soggetto a potestà può circolare a seconda della volontà del suo pater o del suo dominus. Questa natura di vincolo tripolare e ovviamente anche vincolo di natura ambulatorio permette di perimetrare meglio, secondo me, proprio la natura di quella posizione che occupa all'interno del regime della nostalità il dominus o il pater. Se innanzitutto prendiamo in considerazione l'ambulatorietà della nossa, dobbiamo sicuramente porci dei limiti sul piano della nostra volontà classificatoria circa la posizione del dominus intesa come una obbligazione alternativa, una obbligazione a facoltà alternativa. Perché? È ovvio, perché il regime dell'ambulatorietà del vincolo è in assoluta contraddizione con il regime della facoltà alternativa o dell'alternatività. Nell'ipotesi in cui ci sia la morte o ci sia una alienazione, nel primo caso abbiamo la cessazione del vincolo, perché la morte, a prescindere dalla causa, prima di tutto è una causa di rimozione della noxa stessa, cioè del vincolo stesso. E nell'ipotesi in cui ci sia un'alienazione, invece questa noxa, ovviamente il vincolo, segue la vittima del delitto. Se si trattasse di un'obbligazione alternativa, invece dovremmo dire che la morte del soggetto a potestà dovrebbe, a seconda della imputabilità o meno, concentrare tutta l'obbligazione sull'unica rimasta possibile, il pagamento della pena, ma questo non è il regime, perché la nossa estingue completamente l'obbligazione. E se volessimo adottare lo schema dell'obbligazione a facoltà alternativa e la nox editio altro non fosse che una facoltà del dominus, allora dovremmo dire che venuta meno la facoltà, vuoi per causa imputabile, vuoi per causa non imputabile, viene privata non tanto l'obbligazione del suo contenuto, ma di una facoltà laterale, quindi l'obbligazione principale, ovvero quella di pagare una pena, dovrebbe rimanere sempre in piedi. E ancora una volta questo non ci sta, perché la morte, l'alienazione, eccetera, ha quella caratteristica che abbiamo già detto del vincolo trilaterale, tripolare della sua ambulatorietà. La morte ante litem contestatam, a prescindere dalla causa della morte, non si fa mai riferimento al fatto che sia una morte naturale, una morte accidentale, una morte che venga cagionata dall'uccisione per l'uccisione da parte di un terzo, ossia la morte cagionata da parte dello stesso avente potestà, comporta la estinzione del vincolo stesso, perché innanzitutto non è qualificabile come una causa di impossibilità sopravvenuta di un'eventuale prestazione, ma perché alla radice e a monte la venuta meno di un presupposto stesso del vincolo, cioè la nossa, l'esistenza del soggetto sul quale verte, sul quale esiste questo vincolo. Che cos'è allora la nox editio? Posto che sappiamo che è difficile qualificarlo come un'obbligazione alternativa, oggetto di un'obbligazione alternativa oppure di un'obbligazione a facoltà alternativa.
Innanzitutto c'è una cosa molto importante. Ante litem contestatam, la nox editio viene ad essere presentata come una condotta dovuta, un debere, un opportere, viene presentato come un atto liberatorio, ovvero come un atto che scioglie il vincolo, e questa è la cosa più importante, è un atto liberatorio, oggetto di un dovere, che viene posto in alternativa, ed è il solo che viene posto in alternativa, al judicium ad cipere, quindi all'assunzione della difesa, quindi alla manifestazione della volontà da parte del reus, l'avente potestà, a quella posizione che verrà qualificata più avanti come un litis contestazione teneri oppure un condemnari opportere. La noxe deditio ante litem contestatam libera, la noxe deditio è oggetto di un dovere, la noxe deditio è alternativa all'assunzione della posizione processuale del reus e quindi del dominus oppure del padre. Ergo è innanzitutto un'alternativa a quella che sarà poi, sulla base dell'eventuale condanna, all'assoggettamento della condanna di natura pecuniaria. Piccola postilla sul punto. Se è vero che le fonti, e mi sembra che quelle nel libro nono siano univoche, se è vero che la nox editio è la sola alternativa alle judicium ad cipere e giammai viene presa in considerazione il pagamento della pena per evitare il giudicio, ma mi sembra che la posizione sia chiara circa la natura eterogenea tra pagamento di una pena e la nox editio. Anzi, la nox editio è l'unica alternativa al giudicio macere. È un atto dovuto, ante litem contestatam, è liberatorio, non è in alternativa e non è presa in considerazione come alternativa dai giuristi rispetto al pagamento della somma di danno. Se così è, questa nota mi sembra importante, non è un'alternativa per evitare il giudizio al pagamento della somma di denaro, mi sembra sottendere una volontà abbastanza allusa, ma non credo poi così difficile da riscontrare nei giuristi, di questo tipo. Si precisa la natura del dovere ante litem contestatam, incombente sull'avente potestà, ma anche si precisa, a fortiori, la natura del desiderium, sostanziale, effettivo, quello che vuole, quello che può desiderare, quello che deve fare o dare il soggetto che è pater o dominus del delinquente. La vittima, sulla base della noxa, ha pretesa a desiderium alla nox editio, la nox editio è dovuta dal soggetto pater o dominus, attraverso la nox editio e non attraverso il pagamento della pena, non viene mai presa in considerazione ante litem contestatam, il pater evita il giudizio, evita il litis contestazione teneri, evita il condemnari o portere. Qual è la fonte, allora, dell'azione nossale? Maleficio? No, non può essere maleficio, sicuramente. E badate bene, solamente Gaio dice che non tanto le azioni nossali nascono ex maleficio, ex delicto come tutte le altre azioni, dicono che sono state prodite, sono state inserite, sono state introdotte in ragione del maleficio. Ma se noi andiamo a ben vedere nel libro nono, si trova una precisazione molto particolare. L'azione nossale deriva ex noxa et maleficio. Nasce cioè, a mio avviso, se leggiamo bene in questi termini la precisazione, da un presupposto attuale e da un presupposto storico. Presupposto storico che guarda al passato è la commissione di un maleficio da parte di un soggetto a potestà, filius o schiavo. Ma si guarda anche all'attualità, noxa et maleficio, alla esistenza del vincolo. Quindi, che cosa dice in buona sostanza l'azione nossale prodotta ex noxa et ex maleficio? Che presupposto dell'azione è la commissione dell'illecito da parte di un soggetto a potestà, elemento positivo, ma anche un elemento negativo, cioè la mancata noxe deditio del soggetto a potestà, cioè la fonte dell'opportere mi sembrerebbe essere quella che poi verrà qualificata come un obbligatio ex lege, cioè un'obbligazione che ascrive un determinato
comportamento, dare a nozza, non prevede come alternativa il pagamento della pena, ma nell'ipotesi in cui non ci sia l'ottemperamento alla volontà della legge, la nox redditio, unico desiderium della vittima, unica prestazione da parte del dominus, allora sulla base del processo vi sarà la pena. Ma questa è la caratteristica fondamentale, ci dice Gaio, delle azioni nossali rispetto a tutte le altre azioni nel sistema processuale formulato. E qui è importante la natura e la funzione della litis contestatio nel sistema nossale delle azioni. Perché? Perché la vis delle azioni nossali, la potestas, cioè la nota caratterizzante, l'elemento distinguente, quello che caratterizza un'azione nossale rispetto a tutte le altre azioni, è proprio questa. Che con l'azione nossale la nox editio è licenzia, è facultas. Prima dell'esperimento dell'azione nossale, ante litem contestatam, la nox editio è dovere, è l'unico dovere ex lege. Post litem contestatam, una volta che si è creata la situazione processuale, c'è un qualcosa di particolare sugli effetti della litis contestatio, perché rimane quell'antico portere, ma non è più lo portere originario, è trasformato in una facoltà, in una licenza. Dobbiamo guardare bene gli effetti della litis contestatio, secondo me è fondamentale per capire questo sistema. La litis contestatio è efficace innanzitutto estintiva, tollitur obbligatio, dissolvitur obbligatio, ma questo nella generalità dei casi. Lo portere in realtà rimane, ce lo dice un passo di Giuliano a livello di natura, è un dovere naturale al di fuori del processo. Ma questo nella generalità dei casi. Nelle azioni nossali quello portere non è più semplicemente natura, ma è tutto inserito nell'alveo processuale ed è tutto inserito nell'alveo processuale con una qualifica giuridica ben precisa, una facultas. Quindi l'estinzione del rapporto obbligatorio precedente nelle azioni nossali opera in maniera peculiare. Nella generalità dei casi la litis contestatio estingue l'obbligazione dedotta in processo, nelle azioni invece nossali l'obbligazione originariamente dedotta in processo viene conservata nell'albo processuale e trasformata sul piano dello portere in una facultas. Ma ovviamente la litis contestatio ha anche un'efficacia di natura costitutiva, e la natura costitutiva è ovviamente determinata dall'incontro delle volontà attraverso poi il sigillo dell'autorità pubblica. Dire il giudizio e accipere il giudicium, e accipere il giudicium significa innanzitutto assumere la difesa, significa che il reus, in questo caso il dominus o il pater, si assume la difesa, e assumendosi la difesa si costituisce come obbligatus iudicati, cioè come il soggetto che manifesta la sua volontà a condemnario portere, a litis contestazione teneri, cioè ad eseguire la sentenza di condanna, e quindi si vincola, è un obbligatus iudicati, sottoposto ad una condizione, l'emanazione di una sentenza di condanna, ad un termine, i 30 dies iusti. E si obbliga a che cosa? È l'unica cosa alla quale si può obbligare, sulla base del processo formulato, al pagamento di una somma di denaro. Si obbliga al pagamento di una somma di denaro. Ecco che cos'è la caratteristica, ma non diciamo nulla di nuovo del processo formulato. Quello che è caratteristica è che delle azioni nossale, accanto all'efficacia costitutiva, il dominus si obbliga al giudicato, si autosoggetta all'azione mediante la volontà, e quindi condemnari oportet, litis contestazione tenetur, e al contempo, sulla base di quello che, molto probabilmente il tenore della forma non lo sappiamo con esattezza, e da come si manifesta la litis contestatio può avere sicuramente ampio spazio lo studio della forma dell'azione nossale, è anche però dotato di una facultas. Quindi post litem contestatam c'è il dovere di eseguire la condanna, se eventualmente ci sia una sentenza di condanna, ma c'è anche la licenza, c'è anche la potestà. L'efficacia quindi costitutiva è un'efficacia costitutiva e un'efficacia estintiva tutta particolare. Nella generalità dei casi, pensate ad una qualunque obbligazione di dare una certa rem, dare certa rem o di un facere, vuoi che sia fungibile, vuoi che sia infungibile, l'originario o portere non viene dedotto in processo come una facultas, rimane al di fuori del processo come un o portere natura, tant'è che si pone il problema se i vari giudizi siano tutti assolutori o solamente taluni siano assolutori.
La formulazione del giudizio nossale invece estingue il problema, estingue alla radice il problema dell'assolutarietà o meno, perché è fisiologicamente assoluto. Perché è fisiologicamente assolutorio? È fisiologicamente assolutorio perché cosa che è viset potestas, accanto al dovere di pagare la somma di denaro, la pena, il litis estimazione sufferre, vi è anche la licenza della dazione a nossa. Ovviamente c'è anche un'efficacia conservativa. Cosa significa efficacia conservativa? Beh, innanzitutto, e questo è chiaro, che nell'ipotesi in cui ci sia un'alienazione da parte del dominus, dello schiavo, post litem contestatam, questa alienazione è assolutamente irrilevante sotto il profilo della litis estimationem sufferre, perché in questo caso si renderebbe impossibile una prestazione non dovuta, ma una prestazione puramente facoltativa. E ovviamente, allo stesso modo, ma le fonti sono chiare, la stessa noxe deditio, prima della condanna o anche dopo la condanna, è molto semplice che cosa fa. Prima della condanna determina il giudice nel senso di un'assoluzione. Dopo l'emanazione di una sentenza di condanna e fino all'introduzione del giudizio con actio iudicati, permette appunto lo scioglimento, la liberazione dall'obbligato iudicati. Quindi la nox deditio, proprio per l'efficacia particolare, istintiva, costitutiva della litis contestatio, risulta essere anche calibrata in modo differente sul piano della conservazione degli effetti. È rilevante la nox deditio? Certo che è rilevante, proprio per l'efficacia peculiare, costitutiva ed estintiva. Ma alcuni effetti ovviamente non possono che essere considerati oggetto di insensibilità rispetto al processo. Si aliena lo schiavo? Si manomette lo schiavo? Si libera, si emancipa il figlio? In questo caso il pater, sulla base della litis contestatio, si era auto imposto il litis estimationem sufferre e aveva la facoltà di pagare, di dare a nossa. Se egli stesso, mediante proprio atto, si libera dello schiavo, elimina alla radice la sua facoltà. Vi ho portato una fonte che è chiara. E con riguardo alla morte? Con riguardo alla morte, il problema sarebbe proprio quello risolto da quei due passi. La morte post litem contestatam non andrebbe ovviamente a liberare, siamo al post litem contestatam e la dazione nossa non è più un dovere ma è una mera facoltà, a differenza di tutti gli altri giudizi in persona, ma si pone un ulteriore problema circa invece la qualifica della consegna del cadavere. Perché? Perché se ovviamente si dice che a seguito della morte dello schiavo, del delinquente, post litem contestatam, è permessa la dazione del cadavere, allora dobbiamo dire che il regime che ci saremmo aspettati viene meno la facoltà, cioè necessariamente la condanna non sta in piedi. E non sta in piedi ovviamente perché? Perché nell'ipotesi in cui ci sia la morte, dovremmo avere automaticamente l'obbligo di pagare la pena. E qui invece no, si può liberare mediante la consegna del cadavere. Il regime, cioè, che abbiamo descritto sembrerebbe essere particolare e solamente in quei due passi attestato, confliggente con la struttura che abbiamo detto, circa gli effetti della litis contestata e circa la collocazione post litem contestatam della morte del cadavere, della morte dello schiavo e quindi della consegna del cadavere stesso. Quindi c'è un primo punto, secondo me, di armonizzazione. È difficile spiegarlo. Come lo si spiega? Attraverso quelle tre spiegazioni che vi ho dato poco prima. Non parlo della vendetta. Si vuole comunque dar alla vittima soddisfazione. Potrebbe anche esserci, può anche stare, ma allora non vedo perché non si potesse prevedere un regime analogo anche ante l'item contestato. Cioè, muore lo schiavo, voi soddisfati, benissimo, ti do il cadavere e tu ti soddisfi. Ma è una critica che ci può stare, ci può anche non stare, ma è sicuramente nelle contingenze del diritto positivo romano che ha voluto una soluzione rispetto anche all'altra. La prima soluzione però, la prima motivazione è quella che vi dicevo come la primaria. Il regime di Gai 481 e di Fragmenta di Autunno 481-87 sarebbe motivata da questa ragione, salvaguardare il ius vita necis. E
qui che secondo me incominciano a stridere le cose. Perché noi avremo, post litem contestatam, un pater o un dominus che si obbliga al pagamento della pena pecuniaria, della condanna pecuniaria, ferma rimanendo, quella cosa peculiarissima delle azioni annossali, la sua licenza di dare annossa. Ovviamente, nell'ipotesi in cui decida di uccidere il figlio, che sia lecito o illecito in questo momento non ci interessa, o lo schiavo, significa automaticamente, in un contesto razionale, quello del processo formulare, far venire meno la propria facoltà. È lui stesso che decide, cioè, di far venire meno la facoltà se la possibilità della prestazione. Se poi questa fosse la sola ragione, cioè il regime dovrebbe essere quello giustificato dalla salvaguardia dello jus vita ac necis, allora dovremmo avere una variazione di regime. Là dove c'è una morte naturale, allora non ci dovrebbe essere il regime dell'abbandono nossale del cadavere, perché qui non c'è questione di jus vita ac necis. Ci dovrebbe essere quel regime, potremmo dire, razionale che abbiamo previsto. È venuta meno la facoltà, era una tua facoltà, non era una tua obbligazione o non era un tuo dovere. Poco importa che sia te imputabile o non te imputabile, è venuta meno la facoltà, quindi tu sei tenuto. Ma questo non è, perché Gai ci direbbe proprio, in base al Gai 481, che la morte post litem contestatam innanzitutto permetterebbe la consegna del cadavere anche quando la morte è stata sua, e quindi bisognerebbe giustificare il perché, se la ragione unica è quella di garantire lo jus vita ac necis, quando non è in gioco lo jus vita ac necis, il regime è quello invece completamente, direi, stravagante, esotico rispetto ai postulati, rispetto ai principi generali del processo classico e quindi della razionalità stessa, della costruzione, della posizione del rebus post litem contestato. L'ultima è una soluzione, quella momseniana, che trova due limiti di natura, secondo me, formale. Uno, se avesse esclusivamente funzione probatoria, non si vede perché non è prevista semplicemente l'esibizione del cadavere e non invece un atto traslativo, una dedizio. E due, l'ipotesi che la funzione probatoria fosse innanzitutto finalizzata ad evitare quelle false attestazioni di morte per evitare la responsabilità, non ci sta post litem contestatam. Perché le fonti, almeno i due Gai, sono chiari. Non è la morte che fa venir meno la responsabilità, è la dazione del cadavere che fa venir meno la responsabilità. Quindi la motivazione puramente probatoria non ci sta. O bisognerebbe spiegare, ma non l'abbiamo sul piano delle fonti, un'evoluzione di sistema. Prima era solamente la morte post litem contestatam, ma non ci sta sulla base dei principi che abbiamo detto, e poi si introduce la prova, ma abbiamo ancora l'elemento testuale contrario. Perché allora non una mera exhibitio? Questi sono i problemi che mi sono posto per la contestualizzazione di questi due passi, come vi ho detto, in piena età classica. Nell'ambito del sistema processuale formulare, sulla base delle caratteristiche peculiari delle azioni nossali o sulla base delle caratteristiche generali di cui il regime nossale processuale è una particolarità del sistema del processo bipartito formulare. Oltre a queste critiche particolari sulle ragioni che avrebbero spiegato la peculiarità dell'abbandono nostale post litem contestato. Allora, posto che sono stato insoddisfatto da queste spiegazioni e sono stato insoddisfatto dalla collocazione temporale di questi due passi, vorrei sottoporvi queste mie idee, che sono ancora in fieri sotto un profilo di un'elaborazione compiuta. Gai 481 sono le ultime due righe di un passo davvero inesistente. Sono 23 righe mancanti, di cui abbiamo solamente poche lettere, tabul. Tutti, integron duodecim tabularum. Due, i frammenti di Autun prendono in considerazione, in contrapposizione al regime della dazione dell'animale vivo, il regime particolarissimo dell'abbandono del cadavere, con riguardo non in generale ai poteri del padre, sì, ai poteri del padre esercitati secondo la volontà dei decemveri, voluerunt, e quindi in un ambito che è sicuramente quello decemvirale, quello del V secolo avanti Cristo, quando cioè il processo formulare non ci stava. Il contesto è quello delle 12 tavole. Il processo formulare non esisteva. C'è una connessione con lo jus vita ac necis
cum iusta causa o sine iusta causa, previsto dai decembri stessi, ed è questo il contesto nel quale si circoscrive l'argomentazione dei frammenti e potremmo dire anche il passo speculare di Gaio di cui i frammenti sono il commento. E concentriamoci sull'ultima fonte che vi ho citato, che è proprio questa, che è stata questa il motore che mi ha portato a questa ipotesi. Nelle 12 tavole, da quello che sappiamo circa un ius controversum tra Celso e Giuliano, riguardante la razza delle 12 tavole, la razza della Lex Aquilia in materia nossale, ci dà una interpretazione interessante del regime diverso della nossalità nelle 12 tavole rispetto al regime post-aquiliano della nossalità. Perché nel regime nossale delle 12 tavole la nossalità e quindi la nox editio era quell'oggetto di oportere ex lege che veniva imposto sia nell'ipotesi in cui il dominus fosse scienz, fosse consapevole e quindi avesse egli stesso ordinato l'illecito, oppure, secondo l'interpretazione di Giuliano, anche nell'ipotesi in cui fosse stato non proibens, fosse a conoscenza, ma non l'avesse proibito anche se l'avesse potuto fare, cosa che invece post legem aquiliam non sarebbe più stato caratteristica del regime nossale. Quindi la nox editio, secondo le 12 tavole, è dovuta sia nell'ipotesi in cui il dominus sia scienz, sia nell'ipotesi in cui il dominus sia nescienz, come era poi. Scienz e nescienz. A questo punto si può pensare anche a dare una spiegazione. Perché questo? E ce lo dice Celso, perché. E sul punto non c'è un disappunto di Giuliano, che invece diceva no, la razza della Lex Aquilia è completamente diversa. Perché quello che i due cembri volevano è innanzitutto castigare, sanzionare in primo luogo lo schiavo, non il dominus, in modo tale che la volontà superiore della Lex fosse addirittura più forte della volontà particolare del dominus. Anche nell'ipotesi in cui tu stai ottemperando ad un ordine del tuo dominus, la volontà della legge è più forte e ti dice di non commettere quell'illecito. A questo punto però si pone un problema, perché abbiamo, cosa che non c'era nel diritto classico, un dominus scienz e un dominus che può essere anche nescienz nell'ambito del regime della nostra idea, che può essere tenuto alla nostra idea. Secondo voi è razionale che un dominus scienz, cioè che ha ordinato, sia anche un soggetto che può uccidere il proprio schiavo e poi anche consegnarlo a nostra e così liberarsi? A mio avviso no. Io ho autorizzato o addirittura ordinato e mi posso liberare già da subito uccidendo il mio schiavo. Si presenta invece, posto che siamo al di fuori del processo formulare, una autorizzazione all'uccisione dello schiavo da parte di quel dominus che invece non sapeva e non avrebbe potuto sapere della commissione dell'illecito dello schiavo. In quel caso lì, cum iusta causa può uccidere, e se uccide si libera semplicemente dando a nostra. Ma l'autore dell'illecito, Servus, che abbia eseguito un ordine, ci direbbe il regime delle 12 tavole, deve necessariamente essere dato vivo alla vittima. Perché? Perché in quel caso il dominus scienz che ha autorizzato, sine iusta causa, lo ucciderebbe. Non può dare a nossa e liberarsi dando il cadavere. Sarà invece assoggettato alle stesse pene proprio perché non dà a nostra. In questo modo, secondo me, si andrebbero a conciliare alcuni fatti. Il riferimento nei frammenti di Autun all'uccisione cum iusta causa o sine iusta causa, non si porrebbe il problema della post litem contestata, ma si porrebbe il problema dell'uccisione dopo una sentenza che abbia accertato che è stato commesso un illecito da un soggetto a potestà e che l'avente potestà o sapeva oppure non sapeva, e a seconda dell'elemento soggettivo, sapeva o non sapeva, poteva o non poteva liberarsi mediante la relazione nossale. Fermo rimanendo, sulla base di quello che dice Gaio, che nell'ipotesi in cui lo schiavo sia morto fatto suo, in questo caso comunque viene liberato. Perché? Perché la razza della nossalità è sempre quella sanzionatoria, afflittiva, di colpire qualcuno e non di far arricchire la vittima stessa. È solo un contingente quello dell'arricchimento, così come lo avremo poi con la pena pecuniaria fissata in un multiplo. Una piccola annotazione di carattere linguistico. Tutte le volte in cui
Si parla della dazione nossale, post litem contestata, ma nel processo formulare i verbi utilizzati sono quello di absolvere, absolutus sit, absolutus, eccetera. Qui non lo abbiamo, abbiamo liberare, come se si stesse parlando di un'obbligazione sostanziale all'interno del regime del processo formulare classico. Grazie. Grazie a Carlo Pelloso per questa bella relazione, caratterizzata come sempre da grande lucidità, da grande rigore logico, come sono solitamente le relazioni di Pelloso. E io francamente è un'argomentazione logica che a mio avviso è ineccepibile, insomma, decisamente è convincente a mio parere. Questa distinzione fra l'abbandono nossale, antilitem contestatum, postlitem contestatum, eccetera. Ecco, una cosa volevo sapere, ma le fonti rivelano qualche dibattito dei giuristi sul punto della configurazione dogmatica della obbligazione nossale? Quei problemi relativi è obbligazione alternativa o con facoltà alternativa emerge da qualche testo, c'è stata una discussione giurisprudenziale al riguardo, o sei tu che ricavando diciamo dai testi hai fatto la tua costruzione, ma questa costruzione è suffragata anche, riflette diciamo un conflitto di posizioni dogmatiche fra i giuristi oppure no? Post litem contestatam, secondo me, è assolutamente pacifica. Poi noi utilizziamo la categoria obbligazione alternativa, obbligazione a facoltà alternativa, semplicemente per breviloquenza e per descrivere con la lingua dell'oggi quello che funzionava ma che non aveva un segno linguistico nel passato. Post litem contestatam mi sembra che non ci sia un dibattito, sì, da parte dei giuristi. C'è l'oportere di litis estimationem sufferre, dovere generato da litis contestatio, più c'è la licenza, ed è questo la vis e la potestas, cosa che tutte le altre azioni in personam non ce l'hanno. Se c'è un dovere e c'è una facultas, una licenza, non si usa il termine, non so, alteruter obligatio o qualcosa del genere, ma si descrive il fenomeno di un'obbligazione non alternativa, ma facoltà alternativa. E il regime dell'acto dei pauperie andrebbe in modo, direi, assolutamente conforme al nostro modo di intendere tale obbligazione, a vantaggio. Ante litem contestatam incominciano invece i problemi. Proprio perché non si darebbe nessun rilievo ad un'alternativa rispetto alla nox editio. Esatto. La nox editio è la sola attività, la sola condotta dovuta che permette di evitare il giudizio, che è alternativa alla iudicium accipere. Se ci fosse stata una configurazione omogenea all'interno di un'obbligazione unitaria o di un'alternativa però, sempre sullo stesso piano, della nox editio rispetto al penam sufferre, credo che sarebbe emerso. Invece sono chiari, sono categorici. Prima della litis contestatio, vuoi evitare il giudizio? Questo devi fare, solo questo devi fare. È pacifico. Dare, io non ho trovato. Il fatto è che tutti quelli che parlano dell'obbligazione nossale parlano di un'obbligazione nossale, cioè di un'obbligazione sul piano della sostanza, non sul piano del processo. Fermo rimanendo David Shea, che invece dice c'è il nulla cosmico, c'è il nulla assoluto. Tutto si crea nel processo. Invece qualcosa di prima c'è. Solo che non è un'obbligazione alternativa, non è un'obbligazione a facoltà alternativa. Che cos'è? È, secondo me, un dovere ex lege, ma che funziona particolarmente proprio per le sue caratteristiche. Quando c'è un dare certam rem, quando c'è un facere, ovviamente la pretesa, il desiderium dell'attore è a quella cosa. Ma lui non potrà mai ottenere una sentenza in forma specifica a quella cosa. L'unica cosa che potrà sperare di ottenere è una monetizzazione di una valorizzazione. E questa è la generalità dei casi. Nel caso invece dell'azione nossale, c'è un qualcosa di più, perché quell'originario o portere, dare una cosa specifica, non rimane nel vuoto della dissolutio obligationis e al di fuori del processo, ma sulla base, secondo me, di tecnicismi formulari, rimane all'interno del processo come una licenza. Con la conseguenza che deve essere assolto se c'è questa nox editio. Quindi, prima, secondo me, c'è un'obbligazione semplice, un'obbligazione, potremmo dire, ex lege. Dopo la litis contestatio, e sto parlando del processo formulare, si crea necessariamente, innanzitutto, un surrogato monetario di quell'obbligazione, che è quello che succederebbe normalmente, genericamente, dopo la litis contestatio nel processo formulare, sia che si tratti di un action rem, sia che si tratti di un action in persona.
ma in più rispetto a tutte le altre obbligazioni, e Gaio mi sembra pacifico, dice che c'è una facultas in più. Mi dovevi, per esempio, mi dovevi sulla base di un contratto uno schiavo? Beh, il giudice non ti potrà mai condannare alla dazione di quello schiavo. Mi devi quello schiavo perché ha commesso un delitto? Il giudice non ti potrà mai condannare a quella dazione, ma tu hai una facultas che ti viene ad essere permessa dalla legge, perché quell'obbligazione originaria non deriva dalla tua volontà, ma è ex legge. Perfetto. Bene, a questo punto mi sembra che abbiamo chiuso con l'azione verso di fuggire. Eccolo qua. Sì, abbiamo chiuso con le relazioni e ci sarebbe la discussione, che per la quale era stato dato un quarto d'ora. Io, se voglio, mi pare che lo possiamo fare questo quarto d'ora, no? Tranquillamente. Allora aprirei la discussione sulle comunicazioni di questa mattina. Chi vuole intervenire? Chi vuole dire qualche cosa? Fabio, parti tu? E tutti. Incomincia, rompi il ghiaccio e poi... Devo dire che già da stamattina mi compiaccio moltissimo con il complimento con Tommaso Belli, che so che posso dire questo con un lavallo molto affettuoso della sua famiglia per la qualità. C'è la registrazione. C'è la registrazione. Per la qualità e la l'organicità di sembra avere questo convegno già in partenza. D'altra parte, come si diceva prima, lo diceva Massimo, già all'inizio si vede tutto, no? Quindi, mi sembra che sia così. E poi, passando nel merito, invece devo dire che sia io interverrò probabilmente solo sulle relazioni di Massimo Miglietta e su quest'ultima di Carlo Pelloso, ma devo dire che ho apprezzato molto anche la relazione del collega Petrac e però non ho, magari lascio qualche intervento probabilmente sulla stessa a Gigi Garofalo, che magari qualcosa vorrà dire in proposito, visto che è stato citato, e perché sulla Sacertas, come dire, Bimaio. Una paio di osservazioni su Massimo Miglietta. Ovviamente, come gli ho detto anche all'intervallo, apprezzo moltissimo la sua reazione. È stracolma di spunti, di sollecitazioni e di suggestioni. Ovviamente sono convinto che la chiave antropologica sia assolutamente uno strumento essenziale per comprendere in particolar modo il diritto arcaico, come l'abbiamo chiamato finora, che anzi dobbiamo cercare di essere molto più recettivi e quindi anche più dialoganti con i colleghi che possono insegnarci ad usarla davvero e fino in fondo e non per un sentito dire, ma con scientificamente fino in fondo. Allora, vediamo di recuperare quello che volevo dire. Sì, per quanto riguarda lui. Intanto un'osservazione sulla plebe e sulle norme che dovrebbero essere teoricamente presenti nella e che fanno riferimento ad una componente plebea. Bernardo Santa Lucia ne ricordate due, c'è una terza su cui Luiso ha sottolineato in maniera assolutamente innovativa già al suo tempo, che è quella sull'indemnatus, che non ha senso se non in ragione della preesistenza dei giudizi plebei, diciamo così, quelli tribunizi. Ma anche su questo mi trovo un po' in difficoltà nell'accettare quella lettura che hai fatto del passo di Aldo Petrucci, non perché in sé per sé non siano esistiti quegli istituti tipo processuale,
perché ne abbiamo testimonianza ampia, precedentemente primo cinquantennio diciamo, dell'età repubblicana. Ma perché appunto? Perché le 12 tavole non sono un codice. Non sono un codice, benché io non riesco a sfuggire alla suggestione dalla manchiana, benché siano sostanzialmente, se le vogliamo vedere come un organicamente, sempre che siano esistite, come dici tu, io credo di sì, perché non avrebbe altro senso. Perché la esaustività in ragione dell'allusività, a mio avviso, è una formula, appunto, quella di Talamanca, che tende a spiegare il fatto che abbiano fatto sistema in qualche misura, cioè che abbiano diciamo effettivamente su di loro si sia costruito il ius e quindi anche l'interpretazione. Senza queste caratteristiche sarebbe stato un mosaico, tra l'altro anche particolarmente lacunoso, di norme consuetudinarie che non avrebbero potuto oggettivamente dare corpo alla costruzione successiva del diritto romano. Oggettivamente è vero che siamo davanti alla legge più importante, se vogliamo mettere un più o un meno davanti alle cose. Quindi quello che dice Aldo, e in termini diciamo, completamento dello strumentario sarebbe stato necessario per se fossimo davanti a un codice, credo sia assolutamente irrilevante. Tra l'altro siamo davanti a degli strumenti che sono transeunti, come appunto si diceva prima. Già l'intervento della norma sull'indemnatus fa saltare almeno tutta una costruzione del processo davanti al Concilio d'Aquila. Sempre leggendo, secondo me, perfettamente la norma in questione nella maniera che innovativamente indicava Santa Lucia già ormai da qualche decennio, diciamo così, va così, non ci rendiamo troppo vecchi. Bene, questo per quanto riguarda il discorso sulla plebe. Vediamo un po' se ho qualche altro. Ah sì, è sull'elemento soggettivo. Quando hai parlato dell'ignine, cioè dell'incendio, la distinzione tra dolo e casu. Intanto eviterei sempre di parlare di colpa, perché quando siamo davanti all'illecito criminalmente punito, anche su questo lo metto con molte virgolette, la colpa, tra l'altro, reazione aquiliana, eccetera, eccetera, parlerei soltanto di casu. E non è irrilevante. E metterei in evidenza questo dato, anche a fronte di questa tua volontà di tenere distinti ciò che effettivamente potrebbe poi divenire crimine o norma di diritto criminale da norme di altro genere, che per l'incendio si fa la distinzione sul casus, non lo si fa per lo structum in membrum ruptum. Secondo me, pur cos, cioè con ragione. E non soltanto perché lì il dato è ciò che è criminalmente punito e ciò che non lo è, anche se entra nel discorso del membro brutto la problematica relativa ai diritti soggettivi di potestà, di come li chiameremmo adesso, cioè a soddisfazione immediata o a vendetta immediata, mentre sull'incendio c'è bisogno di una mediazione in qualche misura, quindi anche di un accertamento, e che almeno nella percezione probabilmente sociale. Tuttavia va, a mio avviso, sottolineato il dato. Ti faccio anche notare che per l'incendio casuale si tratta del risarcimento, ma l'incendio entrerà successivamente, come sai, come fattispecie dall'ex Cornelia de Sicaris Beneficis, laddove invece tutto ciò che è casu, e questo succede anche per l'omicidio, non è soggetto a pena, ex legge Cornelia. Mentre invece qui tu parli di risarcimento e di incendio caso, va visto, è risarcimento o è la solita pena alternativa a quella, diciamo, di sangue che si ha normalmente per quanto riguarda i crimini riferibili a quell'area, che poi sarà poi l'area dell'ex Cornelia de Sicaris Beneficis. Per quanto riguarda
Vuoi che facciamo, come facciamo dire, Presidente? Faccio tutti e due l'osservazione, sì, adesso. Sì, sì, sì. Peluso, io mi complimento molto, una bellissima relazione, veramente, ho imparato moltissimo e si sarebbe da discuterci moltissimo. Faccio due segnalazioni molto veloci. Per quanto riguarda la difesa, c'è quell'articolo di Caser sulla responsabilità del servo in diritto criminale, su cui mi sono permesso di intervenire recentemente negli studi Corbino, dove metto in parallelo la defensio del servo nel processo criminale e nelle azioni nossali. Sono due attività completamente diverse. Ma mi sembra di aver notato, in particolar modo c'è una Costituzione, adesso mi sembra di Alessandro Severo, ma non in tema però di Lex Cornelia de Iuris, in cui si fa evidente, e ci sarebbe molto da discutere e da approfondire ulteriormente sul punto, proprio perché in realtà è un tema di Lex Cornelia de Iuris, e quindi con quello che ne consegue di pubblicità oppure di privatezza dell'accusa, e quindi dell'iniziativa, e quindi della responsabilità. Dove si fa molto chiaro, si evidenzia molto chiaramente che il responsabile è e resta esclusivamente sul piano del diritto criminale il servus. E sembrerebbe una, come dire, totalmente ultroneo, vista nella nostra percezione della responsabilità penale come responsabilità individuale. Non lo è proprio nella struttura, per la struttura che ha la responsabilità nella realtà romana. Attenzione, secondo me, prima del processo formulare e dopo il processo formulare. Perché prima del processo formulare, cioè nelle 12 tavole, non c'è il judicium. E quindi non c'è il judicium, c'è l'esercizio, adesso poi non vorrei scegliere dall'una o l'altra dalle teorie in proposito, c'è l'esercizio probabilmente della vendetta direttamente. Ma cosa succede? Che se io sono la vittima dell'illecito e voglio vendicarmi direttamente sullo schiavo, mettiamo lo schiavo tanto che tagliamo adesso, o il figlio, che ha commesso l'illecito, mi trovo davanti a una realtà che vuole una solidarietà interna da parte delle strutture, chiameremo così, intermedie, che possono essere la famiglia e l'agenzia. La famiglia ulteriormente rafforzato questo vincolo, questo ostacolo tra me e la mia vendetta, la mia soddisfazione, dal fatto che vado a ledere la potestas paterna, o il dominium, nel caso fosse il servo. Ergo, è vero che sono legittimato a vendicarmi, è altresì vero che devo attendere la nostra dazio. Cioè sono loro che devono emendarsi, la famiglia, l'agenzia, nel darmi colui il quale, sul quale io posso finalmente soddisfare la mia vendetta. Poi, imparo oggi con grande attenzione, con grande interesse, che posso soddisfarmi anche sul corpo morto di costui, e non soltanto sul prendendomi o arricchendomi in qualche misura, o risarcendomi attraverso l'acquisizione del dominium o chissà cosa, perché poi in realtà il problema è vero, e poi dopo la dedizione che succede dal punto di vista, diciamo, dei regimi d'appartenenza della vittima. Esattamente. Quindi io sono d'accordo con la ricostruzione complessivamente, come sono d'accordo sul fatto che non si può non definire altrimenti come obbligazione alternativa quella dopo la discontestata, quindi dopo il processo formulare. Ma prima il processo formulare, nelle norme 12 dove fa riferimento alla nostra dedizio, non si parla di giudizio. C'è una, come dire, autosoddisfazione che è legata al fatto che la collettività intermedia, il gruppo intermedio a cui appartiene il delinquente, deve emendarsi, oppure sarà la collettività politica che imporrà l'emendamento o l'emendazione, cioè il fatto che debba dare a. E a mio avviso, io l'ho modestamente cercato di sottolineare in quel mio lavoro sulla vendetta in Officium Pietatis, secondo me sottostà a questo anche il parricida sesto, cioè è l'agenza che deve liberarsi di colui il quale ha commesso l'illecito, perché altrimenti resta macchiato, e questo lo diceva anche De Visser. Questo per quanto riguarda la defensio, che mi sembrava il punto principale, dice, non di differenza di opinione, ma di osservazione.
Quindi non è vero che dove non c'è vendetta non c'è nossalità. La nossalità potrebbe essere una modalità di esecuzione della vendetta, vista nella logica del prima o del dopo del processo, dell'avvento del processo formulario. Certo, poi, nel momento in cui si afferma il processo formulario, inserire nel processo formulario quella che era una logica che non era del processo formulario. E quindi si lavora, ci lavora il pretore in una direzione che, con le difficoltà che si hanno, che hanno adottato tutti, specialmente pugliese, voglio dire, nel dare la formula delle azioni nostali. E quindi non è vero, per finire, secondo me, che prescindo dalla logica della potestà, perché la potestas invece è uno degli ostacoli all'esercizio della vendetta immediata o dell'autosoddisfazione, a mio avviso. Ho finito. Qualcun altro intende intervenire? Interviene su quello che dicevamo prima. Volevo sottolineare l'importanza del diritto processuale rispetto al diritto sostanziale nell'ottica romana, perché tranne proprio il periodo arcaico, se ammettiamo che le leges regie abbiano dignità storica. E, questo telefonino oggi è destinato continua a cascarti in continuazione. Sì, sì, sì. Grazie, si romperà. Sì. E le leges delle questioni perpetue, per il resto il principio di legalità non mi pare grandemente praticato in Roma. Ma anche in quel contesto, poi magari lo ridirò anche nel corso della mia relazione, in quei contesti, difficilmente si trova, quando si vede applicato il diritto, qualcuno che lamenta che il suo fatto non rientra nella circonferenza di un crimine, segno che erano talmente distanti dal delinearli in modo preciso che alla fine, no, come la Perduelio, tutto quello che chi giudica vuole che sia Perduelio è Perduelio. Ora la Perduelio sarà come la lesa maestà, l'eccesso da una parte, e forse in tema di omicidio si poteva essere più circoscritti, e mentre il principio del giusto processo, visto ovviamente come loro avrebbero sempre inteso il giusto processo, ma mi pare che questo sia veramente persistente per secoli. Quindi la prospettiva, forse si vede meno l'intervento della plebe nella norma sostanziale, alla fine la sintesi del mio ragionamento era questa, che non nel momento processuale, ma non per una scelta di fondo, perché l'evoluzione in senso non darwiniano, i movimenti che si hanno cosa all'interno naturale, del processo romano, dell'ordinamento romano, riguardano il processo, tanto nel civile quanto nel privato. Sì, su Agamben. Io dico che è straordinariamente fecondo il suo pensiero, tant'è vero che è riuscito a dar vita a una figura di homo sacer che vive nella filosofia e che non ha nulla a che vedere con quella delle fonti, ma è un capolavoro, perché nessuno all'interno della filosofia si sogna di andare a vedere chi era veramente l'homo sacer. È quello di Agamben. E continueranno a parlarne, se non che Cacciari mi ha commissionato un libro sull'homo sacer per quella nuova collana che avete visto. Lo sculaccerai. E a questo, ma riscrivendolo, anche perché Agamben ha pubblicato di recente quel volumone da 1000 pagine dove ha raccolto tutti i 7-9 libreccini che hanno nel sottotitolo, tranne il primo, Homo Sacer, ma li ha ripubblicati rivedendoli anche, quindi in qualche punto una differenza si può notare. Poi che la sua sia una costruzione intelligente, non vi è dubbio, si è costruito una figura sul quale regge tutto il suo successo mondiale, tradotto in tutte le lingue, quindi la sintesi qual è? Che si possono manipolare le fonti in ragione del proprio successo, e quindi dovremmo imparare non poco, perché poi lui non gli importava niente, questo dobbiamo dirlo, la fedeltà storica gli portava vedere
no, dare il diritto romano ha ancora questo straordinario dono in se stesso, conferisce autorità a tutto. Il suo pensiero è diventato pensiero autorevole già solo per il fatto che il sintagma Homo Sacer, che non avrebbe ripetuto per non ricordo se 7 o 9 volumi, se non fosse diventato un marchio che contraddistingue la sua produzione culturale. Quindi c'è solo da imparare da questo punto di vista, tanto di cappello, è stato straordinario e non c'è lingua che non in cui non siano tradotti i suoi lavori, un po' tutti i filosofi italiani perché godono di un buon momento e forse sono considerati i più bravi nel mondo, ma in particolare lui. E vabbè, insomma, è strano che le nostre materie trovino difficoltà all'interno di ordinamenti come quello di giurisprudenza o di visione come quello dei giuristi, e invece fuori, questo mio libro Echi, ho trovato la copia per te Giovanni, lo vuole dimostrare, fuori del nostro ambito è quanto di più straordinariamente osannato come strumento indispensabile a filosofi, critici d'arte, letterati, ma veramente dovunque. Poi è chiaro che non lo studieranno con la profondità filologica, nella minuzia, che qualche volta contraddistingue in eccesso i nostri studi, e che contribuiscono, questo quindi è un ulteriore punto critico che io sollevo, che talvolta li rende inaccessibili. Quindi è chiaro che Agamben si costruisce una sua nozione e poi se la elaborano in casa, perché se leggessero certe ricerche nostre, non dei presenti, onestamente, avrebbero difficoltà, no? E uno può anche dire, io faccio il filosofo, mica devo stare 20 anni a studiare diritto romano per capire 3 saggi di questi. Quindi dovremmo anche noi essere così capaci. Grazie. Allora, i relatori, se desiderano... Molto rapidamente. Ecco, pregherei davvero di essere molto rapidi. Intanto ringrazio per le osservazioni, che sono preziose anche per la mia ulteriore riflessione. Sul problema della plebe, conquista della plebe, non conquista della plebe, diciamo più che altro partecipazione della plebe in questo momento, e ringrazio per le osservazioni sul De capite civis, i privilegi, l'indemnatus. Forse la tradizione tradisce qualcosa di vero, e cioè quello che ci riporta la tradizione del cambio del decemvirato con l'ingresso dei plebei. Guarda caso, sono tutte norme della nona e decima tabula. Nella ricostruzione tradizionale, però un segno, almeno grafico, di qualcosa che sembra essere arrivato. Anche questo famoso complesso del diritto pubblico, dove poi sono coinvolti queste fattispecie, potrebbe essere oggetto di approfondimento e di riflessione, cioè come dire, una prima raccolta in cui si dice sì, ma un momento, ci siamo anche noi, e adesso però almeno queste cose fondamentali ce le inserite, il divieto, il privilegio, il divieto di essere condannato senza il giusto processo, e la norma la cosiddetta norma De capite civis. Sono assolutamente d'accordo, e anzi lo sfrutterò, ma facendo giusta citazione, questo concetto di esaustività per mezzo dell'allusività. Sì, è folgorante, nel senso che è così, se no non si spiega perché è il fondamento di tutto il diritto pubblico e privato. No? Sì, ma va recuperato assolutamente, perché è così, altrimenti sarebbe stata appunto una raccolta simpatica, utile, quello che vuoi, ma senza una ricaduta. Se qualcuno alla fine ci dice è il fondamento di tutto il nostro sistema, è perché aveva le carte, il germe per creare un sistema, se no non ce l'avrebbero detto. Sul caso, assolutamente, io, e per comodità espositiva che ho usato il termine culpa, ma è caso nella fonte, non sembrerebbe un'alternativa tra il sangue e la possibilità, perché è proprio noxa noxiam sarcire, quindi è proprio l'ipotesi. Allora, se è avvenuto scienza prudensque, allora
te la subisci tutta la condanna, se è stato caso risarcisci il danno. Però è chiaro che è Gaio che parla, ovviamente, ah, qui certo, potremmo discutere, certo. Sono passati testo, diciamo quei 2 o 3 anni di distanza, iper discusso. Ecco, ci avrei giurato. Bene. Grazie, io ho finito, era solo per ringraziarvi degli spunti. Ringrazio il professor Botta e il professor Santa Lucia per i plausi e ovviamente anche il commento. Io vorrei solo precisare che non nego affatto la relazione tra nostalità e reazione vendicatoria. Da un punto di vista antropologico, forse andando a scavare nei meandri della storia, forse sicuramente c'è stato, anzi De Vichy dice sulla base del comparativismo sicuramente c'è stato. Quello che secondo me, e mi attengo alle percezioni e alla coscienza, non era avvertito dai giuristi classici che vedono la nossalità e quindi l'abbandono nossale come una limitazione della responsabilità, non come un mezzo satisfattorio, e non la vedo neppure, ma ovviamente come ben sappiamo le 12 tavole sono frammentarie, anche dalle 12 tavole. Se qualcuno si introduce in casa altrui e ruba, se siamo di notte, il padrone di casa ovviamente può uccidere il soggetto e se ne frega bellamente se sia filius o se sia parens o se sia dominus o se sia sciens o inscience perché ha sbagliato casa, perché le 12 tavole gli autorizzano immediatamente una reazione che in questo caso non trova il filtro di altre situazioni potestative perché le bypassa per forza della legge stessa. Ma questo è normalissimo perché si tratta della flagranza. Io però in realtà una parvenza di giudizio, che sia quella delle legis actiones o che sia un giudizio monofasico davanti al pater, davanti al pretor o al consul, stessa cosa, me lo immaginerei dove invece non c'è più il non essere manifesto dell'illecito, dove cioè un barlume o comunque una qualche delibazione sia necessario. E quando incomincia ad essere necessaria una qualche delibazione, e allora incomincia appunto a vedersi, a porsi una duplicità di vie. Questa delibazione immette e autorizza ex post, diritto potestativo ad esecuzione posticipata all'autorizzazione, la vittima all'esercizio della vendetta, oppure è semplicemente un accertamento di una fonte dell'obbligazione. E in questo caso, secondo me, c'è una differenziazione. No, non parlano, non ne parlano assolutamente mai. Io l'immagine di tavola 12.2 che mi ero fatto era quella di una legis actio sacramento quod furtum factum est. È ovvio che sia l'elemento soggettivo, diciamo così, responsabilità, discendono insieme le conseguenze, sia appunto altre. Questo secondo me dura una forse giustizia generalizzata e di coscienza sociale. Sì, siamo un po' in ritardo. Allora chiudiamo qui. Grazie a tutti. Collega non ha, mi dispiace, ma non ha. Mi sembra che non ci siano stati interventi specifici, se non di plauso per quello che ha detto. Grazie a tante per questa osservazione sulla Gamben. Voglio dire che è soltanto una ispirazione per me di ripensare alcune teorie romanistiche forse invecchiate. Io assolutamente condivido l'opinione che con Agamben è forse spesso una costruzione, ma non ricostruzione storica del materiale, ma
No, penso che sia una cosa buona di aver diritto romano nel centro del dibattito intellettuale. Grazie. Sì. Grazie. Allora, secondo calendario, alle 14:30 ci troviamo qui di nuovo. Grazie.